per farlo come Manolo dove sta, dove sta tipo così per farlo come Manolo, esatto. Come l'hai fatto tu, no? Allora, in che senso? Che cosa, LeBron? Allora, dovrei avere un bicchiere da qualche parte, non io, allora farò così. Inizio pure tu così. Tanto buonasera, io posso avere questi se volete. Posso fare tutta la live così? Ecco, basta, non la faccio più. Oppure così, con gli orecchini della Roma. Allora, buonasera a tutti. Siamo in quattro tifosi della Roma fin da bambini, lo devo ammettere adesso. Tifoso della Roma e murignano della prima ora, sempre amato e stimato. Allora, niente, è l'ennesimo appuntamento, ormai è il terzo appuntamento con questi, diciamo, questi live speciali legate a una sorta di analisi della stagione passata da parte delle singole squadre. Siamo partiti da Milan, Juve e oggi tocca alla Roma. Abbiamo tra tifosi i tre membri di Spazio Calcio e diversamente appassionati di calcio, perché tifano la Roma, sono campioni d'Europa, quindi doppiamente italiani e campioni d'Europa con la Roma. E niente, un saluto, fate pure un saluto e poi spieghiamo un pochino come funziona. Intanto diamo il primo cartellino giallo a Di Maio, a Giorgio. Direttamente. Sì. Perfetto, parti tu, Seba. Sì, ciao a tutti e ringrazio ancora Manolo dell'opportunità di sparare quattro fesserie e dargli anche un'aria vagamente intellettuale su qualcuno, come se ne sapessi sul tema, quindi cercherò di annuire e non fare troppo il Cassano della situazione, perché sicuramente Giorgio e Gabriele avranno altri standard, quindi cerco di un attimo, esatto, questo è un po' il tormentone della serata. Esatto. Nel post-it di inizio anno c'era questo. Tu invece, Gabriele? Ciao a tutti. Intanto non so che idea si è fatto di me Sebastiano, ma io sono l'ultima persona infatti a qualità, io sono qui per portare un po' di caciara, un po' di hot takes, come si dice. Buono. E invece Giorgio, l'abbiamo già visto tante volte, non ci fa mai piacere, però lo rivediamo anche oggi, dalla libreria che contiene tutte le storie dell'antica Roma, nonché della AS Roma. E niente, benvenuti. Io direi di passare un attimo, diciamo, a spiegare come funziona un pochino questa live. È una live speciale, l'idea è quella di fare di 90 minuti, poi in realtà abbiamo visto ad esempio con la Juve che a loro è piaciuto andare ai supplementari e perdere perché hanno parlato solo male della loro squadra, e noi cercheremo invece di stare nei 90 minuti, di vincere magari 1-0. Allora, l'idea è quella appunto di dividere in 6 blocchi da una quindicina di minuti queste tematiche, cioè le aspettative, andiamo un po' a cercare di ricordare cosa pensavamo noi e cosa diceva la gente a inizio stagione, poi ripercorriamo un pochino il girone d'andata, il girone di ritorno, il successo in questo caso della Conference League, e poi ci sarà uno spazio con anche Marco Lai che entrerà per mostrarci qualche cosa di tattico, di analitico, in questo caso ci saranno gli XG concessi, e poi ci sarà un confronto tra Mu e Fonseca per la gioia di Giorgio, che è un suo cavallo di battaglia questo confronto, e poi alla fine parleremo un pochino poi di mercato, di futuro. Io ho fatto qualche slide sulla rosa e poi chiederò solo a voi, perché io ho visto penso una decina di partite della Roma quest'anno, quindi sono qui per ascoltare. E partiamo allora, io direi di andare dal primo tema, che era le aspettative, quindi facciamo un passo indietro all'inizio della stagione. Io ho cercato di riassumere un po' quello che era nell'aria, cioè un'Europa League, Mu doveva portare personalità e crescita del gruppo, la rosa era corta in ricostruzione, quindi aveva dei limiti, e poi Mu si è lamentato più volte di questo, Abraham era il nuovo, finalmente un nuovo attaccante, una punta centrale, poi i protagonisti erano un po' un punto interrogativo, cioè lì me li dovete dire voi. Vi lascio tornare indietro nel tempo e ditemi cosa pensavate della Roma a inizio stagione. Chi vuoi iniziare, Seba? Inizio io, secondo me la premessa che va fatta è che è stata una stagione lunghissima e che secondo me inizia ancora prima, diciamo, dell'inizio preparazione, perché la stagione della Roma inizia il 5 maggio 2021, io mi ricordo tra l'altro, io ho vissuto in Portogallo, mi ricordo che stavo lì un pomeriggio particolarmente inoperoso, a un certo punto inizia a squillare il telefono, tipo 30 gruppi differenti,
con la cosa Mourinho è il nuovo allenatore della Roma, che sulle prime è stata abbastanza spazzante, anche perché la Roma il giorno dopo avrebbe dovuto giocare il ritorno abbastanza pleonastico di quella partita di Europa League che aveva perso l'andata. Quindi la mia prima reazione poi da italiano che viveva in Portogallo è stata abbastanza... non ci credevo quasi, e mi sono detto vabbè, verrà con un ruolo di raccordo fra dirigenza, un po' sul modello manager, quello che in teoria doveva essere Ragnik per il Milan, e poi non è stato. Quindi diciamo che le aspettative nel momento in cui, poi ci giravano altri nomi, nel momento in cui Mourinho arriva e fa quella presentazione incredibile dove già si capisce che avrebbe un po' poi come dire, orientato tutta la sua gestione su quello che ha sempre fatto, mettere un po' un noi contro voi, con lo studio anche della realtà che è andato subito, con cui si è andato ad approcciare, si è capito dal primo momento che non sarebbe stato un Mourinho particolarmente apatico, quasi una versione sbiadita, un po' quello che si era visto nelle ultime stagioni al Tottenham, piuttosto che al Manchester, dove comunque aveva avuto modo di portarsi a casa un trofeo. Quindi io avevo delle aspettative positive sulla Roma, anche solo a livello di coesione, a un livello di rafforzare un'identità di gruppo che con Fonseca si era un po' perso. Vuoi per limiti di Fonseca, su cui però non voglio andare a infierire particolarmente, anche perché non sarei non sarebbe neanche giusto col senno di poi. Siamo tutti molto responsabili. Di Nampula, ricordiamolo. Cioè, diciamo che per come aveva lui gestito la relazione con alcuni pretoriani l'anno scorso, c'era cioè stato poi in una piazza come Roma, chiaramente qualsiasi cosa viene amplificato, però io mi aspettavo che ci fosse molto polso, non mi aspettavo di fatto risultati da subito, ma appunto poi che si potesse un po' proseguire con una... anche una rivisitazione, un po' un rinnovamento che non parte chiaramente solo a livello tecnico, ma anche di uomini ed effettivi, visto che la Roma, sottolineiamo, Kluivert adesso torna dal prestito a Nizza, quindi dal punto di vista strutturale ci sono state ora un po' di casini vari, insomma, da chi c'era prima. E quindi io mi aspettavo comunque un'identità chiara, che è una cosa che poi si è vista anche dalle primissime uscite, e sì, il piazzamento, a migliorare il piazzamento dello scorso anno. Poi c'è stato un miglioramento di un solo punto, una sola posizione, chiaramente poi questo isola, e magari ne approfittiamo per parlarne dopo, il discorso conference. Io pensavo si facesse bene anche lì, chiaramente poi è andato molto più avanti di quanto uno si potesse aspettare. Vado io? Vai. Sì, sì. Allora, io più o meno sono d'accordo con quello che ha detto Sebastiano, anche perché insomma l'anno scorso eravamo noi due a fare le campagne anti Fonseca, che alla fine sono rivelate giuste, anche perché io ripeto non sempre, lasciarmi però... fuori, includi c'era anche Gabriele, perché vabbè, a parte ho letto delle cose sul post di Francesco sul post di Francesco, comunque. Allora, in breve, molti nel prestagione, molti hanno sottovalutato l'assenza di Spinazzola, che l'anno scorso era praticamente l'attacco della S Roma, visto che sostanzialmente era tipo il running back del football americano, portava palla e creava occasione, si è svuotata, l'ho visto, dato Dotunno, vediamo. Quindi, no, allora, le aspettative per me le abbiamo rispettate, perché io onestamente mi aspettavo un quinto, sesto posto, poi sì, abbiamo rischiato di finire settimi, ottavi, ma quello è normale quando c'è una rosa appunto corta, perché comunque è corta, sì è vero, questo è verissimo, perché la sera prima dell'annuncio di Mourinho, due giornalisti all'epoca piuttosto quotati di Roma, che sono Austini e De Santis, De Santis aveva detto che nella Roma c'era chi voleva Mazzarri. Questo qualcuno era il direttore sportivo delle giovanili De Santis, l'ex portiere del Napoli, che era lo sponsor di Mazzarri all'interno della Roma. Comunque sì, c'è una baia, perché molti ci davano in Champions, però onestamente tutti, Manolo può confermare, se vi ricordate, davano tutti la Juve in lotta a scudetto inizio anno, quindi un posto era occupato, perché davano tutti la Juve campione, se vi ricordate. Il Milan era per me sicuro in Champions, almeno.
al Napoli, insomma, mi sembra buono onestamente come cosa. L'Inter era ovviamente lì, al massimo la Roma se la poteva giocare con Napoli, però il Napoli è partito come è partito. Io vedevo su anche l'Atalanta rispetto a noi, quindi sì, l'Atalanta, quindi onestamente pensavo che un pezzo di Europa League sarebbe stato realistico. Poi ti ho detto, molti hanno sottovalutato l'infortunio di Spinazzola, perché quindi se abbiamo staccato a febbraio, sì, vabbè, ma è inutile stare a fare paragoni, cioè stiamo paragonando, ne so, è come paragonare l'architetto dei palazzi dell'Infernetto e Renzo Piano, cioè è inutile parlare di Fonseca, ragazzi, è un allenatore buono per quelle squadrette che vogliono fare le plusvalenze valorizzando i giocatori, cosa che era la Roma, però sì, ho bruciato i libri. Quindi, esatto. Sostanzialmente direi che abbiamo rispettato tutte le aspettative, non so che ne pensa Gabriele, poi ne parliamo. No, diciamo, allora io una cosa vorrei dire, che quando si parlava ancora su chi sarebbe stato il prossimo allenatore della Roma, io ero uno di quelli che era anche abbastanza contento di sentire il nome di Sarri. Ulteriori posso dire che, certo, sono buoni tutti, però probabilmente Sarri non sarebbe stata la scelta giusta per gli uomini che c'erano, perché o cambiavi lì davvero mezza squadra, mezzo centrocampo, l'attacco, eccetera, oppure Sarri avrebbe avuto molte più difficoltà. Però sai, Gabriele, secondo me era più adatta alla Roma che alla Lazio. A me non dispiaceva Sarri. Ma anche il nome di Sarri comunque stimolava. Poi è stata sempre una... Sì, esatto. La Roma neanche... del 3 ce l'aveva, sì. Molto più della Lazio, sicuramente, non che ci voglia tanto. Sarri, al di là di tutto, non ha fatto assolutamente una cattiva stagione con la Lazio, considerando che poi ha avuto, come dire, cioè, se hai quel buco a livello di difensori, per me... Ha giocato bene, giusto, appunto, poi per quanto possa seguire la Lazio, secondo me lui ha sbagliato completamente l'approccio al derby di ritorno, e quello poi li ha anche un po'... Sì. No, invece l'ultima cosa, poi magari passiamo al resto, che già siamo stati troppo anche qua. Mi sono andato a cercare oggi un po' di articoli di settembre, che vedevo dove piazzavano la Roma nei ranking di inizio stagione, e molti la davano addirittura settima. The Gegenpress anche, però anche altre fonti la davano settima. Secondo me non è mai stata una squadra che prevedeva di arrivare settima. L'obiettivo secondo me era il quinto posto, che alla fine è sfuggito di un punto con vari episodi da recriminare, quindi non si può neanche dire che sia stata colpa della Roma se non è arrivata quinta. Ma ci tenevate voi ad arrivare davanti alla Lazio? Cioè, come ha detto Mourinho, non cambia niente, quinto sesto è uguale, stesso risultato praticamente. Sì. Col fatto che in Coppa Italia vinceva una squadra che liberava poi un posto in Europa prima della finale di Conference League, è sempre meglio stare sopra la Lazio, che poi non sai mai come va la finale. Sono proprio provinciali, cioè che nel senso, un conto se loro sono quarti e tu sei quinto, a quel punto sì, c'ha senso. Sì. Però onestamente se sarei di quinto e quali facciamoli allora i trofei in quinto posto. Sebastiano diceva è migliorato soltanto di un punto, sì, però non è migliorato soltanto di un punto, perché se tu vai a vedere la distanza dal quarto posto, dal terzo posto, si è ridotta di molto, perché il campionato è stato molto più corto, quindi pure fare gli stessi punti non vuol dire esattamente aver performato allo stesso livello, secondo me. Sì, anche perché conta, bisogna tipo 500 over performare. È importante overperformare, non performare. Performare è da tutti, invece overperformare è da pochi. Ma voi seriamente cosa vi aspettavate quindi, Flash, di arrivare in Europa League, cioè, quinti o sesti tranquilli, poi magari se andava un po' bene, boom, si giocava. Io avrei firmato, sinceramente avrei firmato per un quinto posto e anche solo arrivare di nuovo in semifinale di Conference. Ah, perché io, da romanista, sono abituato a una vita da Roma Sparta Praga, e poi ci ritorniamo, ne abbiamo viste di un po' di tutte, quindi questo Manolo può confermare. Sì, diciamo che vi siete giocati il quarto, voi, perché con la classifica reale sareste stati un po' più a tiro e magari non mollavate il campionato. Quindi qualunque cosa sopra il quinto posto sarebbe stato grasso che cola, sinceramente. Sì. Petizione per portare la classifica reale al posto della classifica della Serie A. Vabbè, se la Lazio sta richiedendo lo scudetto del 15 e del 16, non vedo perché la classifica reale non debba avere un suo...
Ah no, scusa, valore. Perdonatemi una postilla. La Lazio è finita sopra di un punto per un gol in fuorigioco in epoca VAR. Sì, infatti è quello che dicevo. Una cosa del genere. Cioè, è quello che dicevo. Non è sì, comunque devo dire che la cosa più bella della stagione della Roma è stato quel video che girava sui social con la musica di Scherzi a parte, con una quindicina di episodi, di cui non so, tipo 13 corretti, e poi ce n'erano due clamorosi, tipo Venezia, incredibile, e la Juve. Tutti gli altri erano robe, sì un po' da ridere, però Venezia e la Juve sono due cose incredibili in epoca VAR. Cioè, dai, a Venezia come fai a non dare fallo? È un fallo clamoroso quello. Vabbè, comunque, visto che non parliamo... Daniele Sorato e Giorgio Giovannini, ne parliamo... Allora, volevo dire ad alcune persone, che poi è sempre la stessa, che ne parleremo dopo del Bodø/Glimt, e poi parleremo dopo anche di... vediamo un po', perché c'era un'altra domanda interessante. Ecco, sì, come i temi erano sempre quelli e vengono dalla stessa persona. Di scarsa serietà. Non parleremo di Kulusevski stasera, quindi non è stato accostato alla Roma, quindi tutto molto bene. Allora, niente, protagonisti, quindi chi vi aspettavate? Ebram ve lo aspettavate così? Cioè pensavate 17 gol, primo anno in Serie A, decisivo, tutti i gol dell'1-0 li ha fatti lui praticamente? No, ma poi ho fatto, cioè nel senso, quello che mi diceva inizio anno è se Simi l'anno scorso è riuscito a farne 20 nel campionato italiano, un giocatore che viene da un tipo di calcio diverso, con quel tipo di, comunque, di struttura fisica e di interpretazione del gioco, secondo me poteva far bene. Ha, secondo me, fatto molto bene. Cioè, se la Roma, come dire, è riuscita a ottenere il successo che ha tenuto in Conference, diciamo che grandi responsabilità e grandi meriti sono attribuiti ad Abraham. E secondo me abbiamo giusto appunto grattato la superficie anche qui. Cioè io ho visto quest'anno, posso, come dire, auspicarmi e sperare che il prossimo anno Abraham possa addirittura vincere la classifica cannoniere. Vale. Non so voi che cosa ne pensate. Io mi aspettavo un attaccante forte. Molto forte, nel senso uno che non facesse rimpiangere Dzeko, onestamente. Anche perché col Dzeko delle ultime stagioni... Per non far rimpiangere Dzeko l'anno scorso, insomma. No, non l'anno scorso, pure di 2 anni fa. Oh, nel frattempo no, io ho buttato... Marco, che inizio stagione, disse che Tambi era un attaccante molto stupido che giocava alla Icardi. Quindi io pensavo quel tipo attaccante lì, infatti non ero troppo convinto. Poi alla fine, penso grazie a Mourinho, perché comunque, insomma, se è migliorato, un motivo ci sarà, è diventato un attaccante totale, no? Sì, ha giocato molto per la squadra. Allora, io ho cercato di sintetizzare un pochino l'andata della Roma. Tammy Abraham ha fatto una marea di gol dell'1-0, ha sbloccato un sacco di partite. E quello che ho notato di più sono state, vabbè, innanzitutto la classifica alla fine del primo del giorno della terra, sesto posto, 32 punti. Quindi in linea, diciamo, con la tabellina, perché poi siete arrivati a 63, quindi ci può stare. Le svolte che ho individuato io sono state la partita col Napoli, che è il primo pareggio che fa il Napoli dopo aver vinto, mi pare, 8 partite, se non sbaglio, o 7-8 partite, e poi la vittoria a Bergamo con l'Atalanta, perché dopo tante sconfitte o passi falsi con le big, il fatto di averne fermata una e battuta un'altra probabilmente potrebbe aver dato fiducia. Nello specifico butto lì un po' di risultati che ho messo, e poi lì ditemi voi che cosa vi ha lasciato, cosa ricordate di più, che cosa vi ha colpito di più del girone d'andata. Ho messo l'accento sul discorso 10 vittorie e 7 sconfitte, perché bene o male la Roma ha cercato sempre di giocarsela. Cioè non c'era in palio l'obiettivo, il punticino, la classifica, ma ha perso diverse partite di misura, ma ne ha vinte poi altrettante. Quindi in realtà ha giocato sempre in linea di massima per vincere, non per contenere, o comunque per crescere. Quella era la mia impressione. Ditemi la vostra. Come? No, dico, vai Gabriele, inizia tu stavolta. Sì, sì, io ti dico subito, queste sconfitte secondo me molte hanno un asterisco comunque. Lo so che cioè, se ne parla molto nello sport in generale, però ad esempio col Verona perdi 3-2 con Faraoni che fa un gol che se ci riprova 500 volte non lo rifà mai. Un Eurogol in una partita stranissima sotto la pioggia in cui vai in svantaggio, poi vai 2-1 con un gol di tacco di Pellegrini. Riescono a pareggiare, però la Roma continua, sembra sul punto di fare, invece prendi un gol pazzesco di un difensore Faraone.
sì, insomma. A Napoli ricordano bene. Contro la Lazio è entrata molto male la squadra. Quella è una sconfitta che è proprio figlia anche, forse un po' di tensione anche per il discorso che comunque la Roma non vinceva ancora uno scontro diretto da molto tempo, è entrata male, ha preso due gol in 20 minuti e c'è stato poco da fare. Con la Juve apprezzo molto che hai messo 1-1. Beh, è vero. È quello che è successo, sì, nel campo di pallone. È una sconfitta che è un pareggio, quindi è una sconfitta 1-1, però omologata 1-0. Cioè, esatto. Vero, vero. Contro il Milan, perdere contro il Milan, che è la squadra più forte del campionato, io non ci vedo nulla di strano comunque. Contro il Venezia perdi 3-2, anche lì un'altra partita in cui vai sotto, vai sopra 2-1 e poi ti fai rimontare, però con un rigore fasullo venendo dall'impegno di Conference, quindi anche lì partita strana. Con il Bologna anche il giovedì si era giocato in Europa, quindi insomma, e con l'Inter una partita anche con una formazione titolare inguardabile, con i Bagnez terzino destro perché Karsdorp era squalificato, quindi insomma... No, decente, dai. Dite anche voi se c'è qualcosa che... Ma, no, scusa, io anche... Ah, vai tu, Seba, dai, faccio... No, proprio una postilla. Anche nelle sconfitte, comunque, si vedeva che c'era un'idea dietro, cioè nel senso, nel tentativo di fare qualcosa e di muoversi. E certe volte mancava forse appunto quel quid che ti avrebbe magari portato a far punteggio pieno. Quella con Venezia per esempio non l'ho vista perché stavo sul treno, però mi ricordo bene quella col Verona, che tra l'altro viene da una settimana strana dove la Roma era partita molto bene e il Verona aveva licenziato Di Francesco e quindi aveva iniziato Tudor da poco, e tu vai subito avanti dando proprio l'impressione di poter disporre dell'avversario facilmente, a poi ti fai rimontare e Faoni segna questa roba. E quello che poi mi dicevo e con cui parlavo anche con amici, altri amici della Roma, era sì, però ok, queste cose ti fanno comunque incazzare perché è proprio la classica storia da romanista, quindi c'è sempre quella cosa, quell'imprevisto che diventa norma e succede sempre qualcosa, però rispetto alle sconfitte dello scorso anno, con una eccezione di cui poi parleremo sicuramente, erano tutte sconfitte che mi davano l'idea di una squadra che mancasse ancora di qualcosa, ma che sapeva più o meno quello che voleva, a cosa voleva aspirare e cosa fare da grande. Non so se anche voi avete avuto... A parte non ricordo se Roma-Verona è la prima sconfitta della Roma, mi sa. Sì, è stata la prima. Fino a lì aveva soltanto vinto. No, allora, l'approccio non compromessi, ma non lo ha individuato un punto, perché alla fine l'approccio di Mourinho. Mourinho quando a Roma pareggia o sta sotto, non è che mette tipo attaccanti a manetta. Quindi è proprio un modo di fare, perché lui dice, il suo l'ha detto proprio, per me se perdo pareggia o vince mi cambia, cioè più importante vincere che tentare di pareggiare. O allo stesso modo se sto 0-0 col Sassuolo in casa, o quanto era 1-1, la voglio provare a vincere, che ne faccio 0 punti o 1 mi cambia relativamente. Quindi è un po' di Franceschiano, perché Di Francesco metteva un sacco di attaccanti quando Roma perdeva, c'è un po' il trauma, non lo nego, ogni volta che dico Di Francesco. No, comunque sì, mo non mi metto a fare elenco tutte queste sconfitte, però punto di svolta Napoli, sì, perché la ricordo pure allo stadio, la Roma fece una partita della Premier League per ritmi e intensità, col Napoli che era nel momento migliore del campionato, con l'Atalanta, che tra l'altro faccio uno shout-out ad Andrea, che all'inizio campionato, quando facemmo la preview della Roma, disse che la Roma sarebbe accoppiata bene contro squadre come l'Atalanta e la Lazio, e infatti l'Atalanta abbiamo battuta 2-2, anzi abbiamo trucidata, perché è andata... hanno fatto un tiro che è un autogol, il gol di Muriel, e al ritorno non hanno mai tirato praticamente. Poi comunque secondo me il campionato è stato comunque sufficiente, non eccezionale, era eccezionale solo se andava in Champions, però francamente era impossibile, perché da gennaio la Juve con Vlahovic era troppo più forte della Roma, la Roma ha pagato un sacco l'impegno europeo a fine campionato, la Roma è arrivata stanchissima alla finale, veramente, veramente stanca, anzi la sfida di ritorno con l'Eister, la Roma stava a terra, ce la facevano più perché comunque è una squadra corta, a centrocampo Cristante si è fatto 45 partite, Rui Patrizio ne ha fatte 52, quindi insomma direi che sono up and down un po' giustificati dalla lunghezza della rosa secondo me. Sì, prima che andiamo avanti, un'ultima cosa che mi è venuta in mente sui punti di svolta, secondo me ce n'è un altro, meno appariscente forse,
però è stata la partita a Cagliari, che è stata quella immediatamente successiva alla sconfitta col Bodo. Anzi no, veniva la sconfitta col Bodo, poi Roma-Napoli e poi Cagliari-Roma, in cui un periodo in cui la Roma non vinceva comunque da un po' di partite. Vai sotto col Cagliari e riesci in 10 minuti, è stata la prima volta che la Roma ha rimontato, che poi è una cosa che si è vista spesso. È stato anche con un gol di Pellegrini pazzesco. Esatto, è stato il primo momento secondo me in cui Pellegrini si è davvero preso in mano la squadra, e perché mette anche l'assist da calcio d'angolo per i Bagnez. Quindi beh, è stata la prima partita in cui Pellegrini ha fatto davvero la differenza. Il gol del Mas Grande, Roger Ibáñez, mi ha emozionato come la prima volta. Esordio di Felix pure. Beh. Esordio di Felix, sì, anche perché anche quella era una partita dove non stavi giocando in non venire un periodo brillantissimo, e quello è stato il coniglio dal cilindro che Felix poi non ha più replicato, no, assolutamente quel tipo. Ma Fena non è un calciatore, purtroppo, è un centometrista. Beh, se non servissero i piedi sarebbe veramente utile, però bellissimo. Il problema è che... Okay. Carello, direi di Matteo, insomma, qualcosina l'ha combinata in carriera di Matteo, almeno. Di Matteo? Sì, ha fatto due anni di... Ha avuto una decenza di carriera, ha avuto il culo di vincere una Champions. Quello, poi parlano di Ancelotti, capito? Cioè, io penso che quella Champions League del Chelsea sia, penso, il trionfo dell'imbarazzo e della casualità. Però in quel caso hanno vinto perché è qualcosa che ti torna indietro. Avevano perso con Terry che scivola sul dischetto, e tutto gira alla fine in qualche modo. Anche il Feyenoord un giorno vincerà la Coppa. Dai. Ah, tra l'altro, scusa, un'ultima cosa, ma no, una delle cose meraviglioso che mi sento di fare a Mourinho quest'anno è il fatto che ha usato molto più la Fena di Shomurodov. Ok che non è troppo compatibile assieme a Tammy, però Shomurodov è almeno un calciatore, c'è una differenza molto netta, eh. Shomurodov qualcosina. Puoi chiamarlo Eldor, per favore, basta, io lo conosco come Eldor. Eldorino. No, ok, a Fena. Ciao, intanto salutiamo Alex, che Alex, Forza Roma. Grande. Ciao, Alex. Con tre romani romanisti, vabbè, uno è abruzzese, Giorgio è abruzzese, no, lo che... sappiamo, quindi è romanista burino. E, anzi, Chiafone, scusate. E niente, dunque, qui dicevamo invece. Ad Afena. Comunque a Fena ieri ha segnato il suo primo gol in nazionale. L'avversario non era certo irreprensibile, visto che colmata tipo Shomurodov che fa i quadruplette con l'Uzbekistan. Cioè, che ne gioca nell'Uzbekistan. Non... A Fena è un Salemegers scarso con più melanina. No, Salemegers no. In confronto è il calciatore. E mi fa schifo Salemegers. Vai pure avanti, dopo questa bella cosa che hai detto sulla migliore ala destra del campionato italiano, andiamo avanti. Niente, dicevo, sì, io come avevo segnalato, sì, non ricordavo la partita di Cagliari perché è probabilmente una di quelle che non ho visto, però questo approccio di Mourinho, soprattutto quando non serviva a stare lì a speculare sul risultato, secondo me è positivo. Tra l'altro le sconfitte sono tutte giuste, perché io Verona l'ho vista, il derby l'ho visto, la Juve ho visto un pezzetto, Milan ovviamente l'ho visto, Venezia no, il Bologna sì, e l'Inter è una partita strana, ma tutte le altre, se vabbè, vedete, sono sconfitte fuori, di misura. Ma no, con l'Inter andare, sì, appunto, lo so, sono tutte sconfitte di misura, che ci stanno, che potevano benissimo non essere sconfitte, perché il adesso... Il tiro, che era il gol di Svanberg, sì, da fuori area, basta. Sì, non però non fece niente, la Roma non fece nulla, era stanca la Coppa. È una partita orrenda. A Torino avete in sostanza dominato il gioco e sembrava la partita di Juve-Milan, con la differenza che noi abbiamo segnato e la Roma no. E con la Lazio il derby era strano, avete preso gol stupidissimi. E col Milan potevate, per assurdo, se da quel rigore, pareggiate anche una partita, dovevate prendere fine 3-0, derby, a momenti la pareggiate. Derby che a un certo punto avremmo pareggiato se non fosse che Reina ha tirato via il catetere ed è tornato, vero, per 10 minuti un calciatore e ha fatto una parata su Zaniolo senza senso. Il rigore di Zaniolo non c'era, eh? Il rigore forse tre, non c'era. No, quello era stato, quello era abbastanza inventato, in effetti. Cioè, sì, era un rigore imbarazzante, se me lo danno contro, veramente. Mai a livelli, mai livelli del rigore dato a Strootman quel derby contro la Lazio dove... Rodman crollò in aria. Vedi, proprio a proposito, Florenzi al Milan per 4 milioni e mezzo. Ufficiale? Già ufficiale? Dice così Sky Sport.
Sì, hanno proprio esercitato la clausola. Pensavo che facessimo la pezzentata di venire a chiedere, non so, 3 milioni e mezzo, 3,7, per pagare un appartamento a Messias, magari. Cioè, immaginavo che dicessero, dai, scontateci 500 mila euro che regaliamo una villa a Messias per lo scudetto, invece no, nemmeno quello. E niente, dicevo, passiamo all'argomento successivo, cioè andiamo avanti, partendo dal mercato di gennaio, che alla fine... Ma Maitland Niles, che fine ha fatto? Questa è la domanda, è una sega, si è fatto male. Quella che merita, Manolo. È una sega, io ho visto Roma-Bologna da vivo. No, quella che merita forse è molto peggio di quella. Ma si è rotto, non ha mai giocato. No, ha finito a fare gli aperitivi a lungo tempo. Era una pippa. Ah, è una pippa. Bene, bene. Si sono accorti che era una pippa. Tu devi sapere che Sebastiano odia Karsdorp. Proprio lo odia tantissimo. Odiava. Ah, odiava. Mazza, come se questa stagione obiettivamente se uno sbaglia va ammesso che hai sbagliato e che su Carzo questa stagione è inappuntabile obiettivamente. Specie seconda parte, ma, scusate, però, ma a voi aveva caricato un po' il mercato di gennaio, vi sembrava di livello, cioè il fatto di aver preso Oliveira e Metal Niles? Io su Maitland Niles pensavo potesse un po' poi avendo visto comunque l'esempio cioè è vero che la Roma ci aveva avuto anche dal campionato inglese, era arrivato Ashley Cole, non so se sempre a gennaio tra l'altro. Fantastico. Quindi il sentore poteva essere un po' così. Non pensavo fosse così, proprio anche le poche partite che ha fatto molto a bulico, cioè nel senso non sembrava proprio che avesse idea di che cosa si facesse di preciso in campo, paradossalmente, mentre Oliveira c'ha il grave problema che gioca a tre all'ora, perché poi non è un giocatore che mi dispiace, è però ha dei ritmi, secondo me non so, non sono neanche stati poi convintissimi loro alla fine di averlo preso a gennaio, e sul prezzo che sta mettendo mo il Porto stanno facendo un po' di dire molla perché... ecco milioni. D'accordo, sta, a 7 milioni me lo piglio perché comunque ha esperienza, un bel piede. A me piace, un po' compassato. È un giocatore veramente portoghese. D'accordo con Francesco che dice che era un mercato tappabuchi. Comunque, non è stato un mercato per fomentare. Oliveira ha fatto quei primi due gol nelle prime due partite che hanno un po' illuso, ma già alla terza era chiaro che. Anche perché Oliveira è stato preso perché a un certo punto Beretù si è capito che non faceva più. Ma come mai ha fatto comunque due buone stagioni e poi qui è esploso completamente, zero, secondo nulla. Secondo me lui è trovato con Mourinho. Lui ha una testa di cazzo, cioè che deve essere proprio una persona ingestibile. Però ha fatto bene. Sì, no, improvvisamente è sparito. Il rinnovo ha chiesto 4 milioni e non glieli diamo, aggiungi che lui deve una carriera a Fonseca, perché Fonseca l'aveva messo a fare il Nainggolan, cioè lui si inseriva soltanto, non difendeva mai, lui fa schifo a passarla, a difende fa schifello, quindi come deve fare un po' più il regista, i limiti si vedono, lui è bravo a inserirsi, c'ha un bel tiro. Ecco, a proposito di registi, dalla regia ci dicono che c'è il sondaggio su Oliveira. Io un'aspettativa su Nels ce l'avevo, perché all'Arsenal non mi dispiaceva, perché lui sapeva giocare sia mediano che esterno, però è una pippa al sugo, c'è molto da dire, come diremmo a Roma, no? Quindi è una pippa al sugo, è una pippa al sugo. Infatti abbiamo già salutato, posso strappare lacrime di Mourinho. Rimarrete sempre con noi. Grazie di tutto, ha fatto una presenza, mezza avrà fatto, non lo so. Ne avrà fatte 5 adesso. Ora controllo. Con la Juve, col Torino mi sa? In Coppa sicuro. 12 partite, di cui 10 da titolare. Anche. No, aspetta, ma forse questa è la stagione. No, sarà solo alla Roma. Sarà a Roma. Oh, votate sto sondaggio, perché siamo Votate. Sì. Comunque ecco la quindi cosa che mercato dignitoso, dai, un tappabuchi per riuscire ad arrivare a centrare quinto sesto posto, cioè diciamo di stare lì. E poi arriva il girone di ritorno, parti a gennaio, boom, San Siro 3-1, poi giochi con la Juve, dovresti vincere 3-1, 4-1, quello che è, e prendi tre gol stupidissimi, ti suicidi praticamente e regali 4 gol. Sì, anche, e sbagli, esatto, sbagli il rigore, non lo so, per me è partita assurda. Da lì in poi
ci sono 12 partite, la Roma non perde mai. E quindi lì costruisce, secondo me, il, diciamo, il cuscinetto giusto. In un paio di occasioni avrebbe anche la partita per andare a dare fastidio alla Juve, cioè andare a 3 punti con la partita ancora degli altri da giocare, così, che però fallisce, cioè non ci arriva mai, e fa sempre il pareggino. Ci sono molti pareggi nel giro di ritorno. E poi la cosa che, cioè, queste sono un po' le cose che ho notato io. L'altra cosa è il fatto di avere poi chiuso, e non me l'aspettavo, a Torino 3-0 proprio in tranquillità, che ho visto, è proprio tranquilla, la squadra che aveva, io credevo, all'impegno dopo della Coppa, e lì poi un pochino. Sì, io mettevo un pareggio, una partita difficile. Qui ho messo un po' di note sul girone di ritorno, e ho notato che alla fine le sconfitte sono state di meno, e in realtà quella della Juve la considero una partita assurda, quindi non la considererei neanche una sconfitta. Con Milan e Inter sono le squadre che hanno lottato per il campionato, quindi ci sta. E la Fiorentina, arrivi alla fine, prendi gol subito, è una partita un po' particolare, se quel rigore non rigore, un po' strano. Ma ricordiamo quando il primo gol, Manolo, ricordiamolo, con Tuffo, sì, il grande tuffatore del campionato. Sì, appunto, dico, cioè quel rigore non rigore, un po' strano, e a quel punto vai a... sono due partite un po' particolari in cui non avevi neanche troppo bisogno di vincere, quindi potevi lasciare qualcosa. Però qui, secondo me, hai perso con le due migliori del campionato, poi il resto del campionato è stato più o meno in controllo, da come l'ho percepita io. Ci sono stati dei pareggi. Hai vinto gli scontri diretti, è chiaro, hai pareggiato col Venezia, che potevi anche perdere su un contropiede. Alla fine Ebram chiude con 17 gol, però il Bologna lì era in un periodo di abbastanza di grazia, aveva pareggiato col Milan. Roma-Leicester. Sì, però, sì, ma... E poi chiudi secondo nei clean sheet pari all'Inter, che secondo me è una cosa significativa e importante. Cioè, la Roma ha fatto molte partite dove non ha preso gol, e comunque il punticino lo fai, cioè non è che perdi, se non prendi gol è difficile. Quindi, per cui, secondo me, si lega a Roma con Fonseca, ha preso il record di gol della sua storia subiti. Tipo sì, mi sembra 55, no, quasi una sessantina. Ho visto oggi che avete preso 15 gol in meno, 15 gol in meno. Cioè, che non è poco, era da 60 a 45. Con la stessa difesa, poi. Con gli stessi identici giocatori. Hai fatto un po' meno gol, ed è una cosa che andremo a vedere nelle statistiche, che so che piacciono a Sebastiano, gli XG concessi, che lui è appassionato di questo. No, dopo li vedremo un po'. La Roma crea magari qualcosa di meno, subisce di meno. Mi sembra di aver intuito che... Su questo, scusa che ti interrompo, Manolo, c'è una cosa che fa tutta la differenza, è che è tornato Smalling nella seconda parte di stagione. Integro fisicamente, e con un giocatore così obiettivamente poi migliora anche tutto il reparto, perché insomma, esperienza, leadership, comprensione del gioco, e questo aiuta sicuramente. Fatto quella partita di finale di conference pazzesca, anche la semifinale con l'Leicester, non ha sbagliato un intervento. Sicuramente è un giocatore che ha avuto poi, tra l'altro, questa poi classica cosa da Roma, perché lui nella sua storia è sempre stato un giocatore integro fisicamente, e l'ultimo anno e mezzo invece infortuni strani, che secondo me sono legati al fatto che sia anche tipo un vegano naturista, quindi ci avrà un'alimentazione sua un po' così. Però tornato Smalling, infatti si sta parlando di adeguamento di contratto, mi pare, che va in scadenza il 2020. No, io lo spalmare. Io lo spalmano, sì. Che poi va per i 33, quindi lui secondo me almeno un paio di stagioni ancora le ha tranquillamente per il campionato italiano. Quindi deve solo stare sano. Perché... Nella top del campionato, a che posizione metti Smalling circa? Non ha giocato abbastanza, però secondo me lui è un tipo di giocatore che è un po' più prestante, secondo me, di Kier, ma è su quel livello lì. Cioè, potrebbe fare quello che ha fatto Kier arrivando al Milan. Cioè, quindi potrebbe gestire la difesa, dominare ed essere riferimento. È un po' più veloce, almeno mi è sempre sembrato un pochino più prestante rispetto... Che poi Kier comunque è un avanti. L'importante è che non sia il Kier visto a Roma.
Mamma mia, mamma mia, che mi hai ricordato. Imbarazzante. Quante aspettative. Però era un calciatore di... Esatto, che poi vabbè, era un calciatore diverso. Secondo me lì con Kier ha aiutato anche un po' l'esperienza campionato turco, che è sicuramente del livello inferiore, però ti fanno tirare fuori i denti e le palle. Comunque dopo parleremo un pochino della rosa, perché sono molto curioso di sapere da voi, diciamo voce per voce, giocatore per giocatore, ruolo per ruolo, come fareste giocare la squadra, chi deve proprio andare via, chi vorreste prendere, la parte un po' più divertente, perché diciamo quella lì permette, insomma, ci si può un po' sbizzarrire. Abbiamo già detto di Abraham, e la cosa che a me faceva un pochino, cioè piaciuta, della Roma nel ritorno, che sono due partite che ho visto, sono state le due vittorie con le due rivali, cioè batti la Lazio e batti l'Atalanta. Qui la differenza rispetto all'andata è stata: non perdo partite cretine, cioè non perdo col Verona, non perdo col Venezia, magari pareggio, ne pareggio due in più. Esatto, però non perdo, prendo pochi gol, non perdo e soprattutto vinco le due partite con le mie avversarie dirette. E quindi teoricamente con un po' di upgrade, intanto adesso c'è anche una confidenza maggiore, perché c'è una fiducia maggiore, perché la squadra probabilmente andrà in campo l'anno prossimo dicendo: ma io ho vinto un derby 3-0, l'Atalanta l'ho battuta due volte, con la Juve me la sono giocata, in Napoli due pareggi, tra l'altro giocando bene, perché alla fine sono due pareggi. Sì, poi hai fatto gol all'ultimo minuto, hai giocato meglio tutta la partita, ma eri sempre sotto, quindi per quel rigore ridicolo. Rigore ridicolo, peraltro, secondo me. Quel rigore è ridicolo proprio ai massimi. Rigore da VAR, sì, incredibile. Per me è incredibile quel tipo di rigore. Io un po' scemo. No, tutti hanno detto che c'era, perché lo tocca, però per me è ridicolo da rigore del genere. Però vabbè, insomma, l'hanno dato. Ah, chiedo a Gabriele Sebastiano, peggior partita della stagione della Roma? Peggiore? Forse Verona. Se noi, ovviamente Verona, escludendo quella col Bodo, domanda implicita. No, solo campionato. Io quella col Verona, nessuna partita. Esatto. Io quella due se le sono giocate. Due. Sì. Quella col Verona di, mi sembra, del ritorno col Verona. Sì, sì, la Roma, il gol di Colpato e di Bodo. La Roma mi lasciò proprio una brutta sensazione. Secondo me l'Udinese. Ritorno o andata? Udinese in trasferta, è pareggiata al 94esimo su rigore, che non hai fatto un tiro in porta. No, per me la peggior partita della stagione in relazione al contesto è Milan-Roma, perché Milan con le riserve ci ha completamente triturato. Vero. Cioè, imbarazzante, perché Milan aveva 3.000 infortunati quel periodo. Ha giocato sempre con le riserve all'andata. Mi ricordo che Milan giocavano Florenzi, Salemakers, Messias, e siamo stati presi a pallate. Bah, oddio, dai, diciamo che adesso la partita si è messa, non voglio fare quello troppo sportivo, però la partita si è messa strabene, perché dopo 5 minuti tu fai un tiro in porta, Abraham ha quest'idea di allargare il braccio, lo sfiora, il VAR lo vede, dà un rigore, lì 1-0 e dopo la partita è andata, poi vi fate il secondo gol da soli, qui 2-0 la partita è finita. Poi dopo comunque siete stati in partita, perché fino al gol di Leao, comunque bastava un episodio. Se lo ridicono, dai, che quell'incomprensione che tra Smalling e Bagnez, che Smalling non gli chiama l'uomo e Bagnez se fa superare, è il más grande. Però Maignan fa la parata sul 2-1, fa una bella parata su Ebron, che se non fa quella parata poi respinge un altro tiro da fuori, se non fa quello puoi fare 2-2, partita beffa e la porti a casa. Cioè, in ogni caso, in una partita dove non meritavi sei stato in partita, quindi l'ha detto anche Mourinho, ha detto: io sono contento perché la squadra è stata più forte, l'avversario, ma siamo stati in partita fino a 5 dalla fine, 10 dalla fine. Poi hanno espulso, mi sembra, Mancini, quindi è sempre una grande partita per me, e ci hanno dato due rigori, in quella partita ci hanno dato due rigori. C'era dalla regia, volevano fare un sondaggio su Mancini, già che l'hai nominato. Ma forse dopo, quando parliamo dei giocatori, no? Sì, possiamo farlo dopo. Allora, io volerei quindi dal ritorno, andrei alla parte più bella della stagione, cioè alla conference League. Io qui ho segnato un po' di cose, cioè è facile dire che è una coppetta, e tanto gli altri non l'hanno vinta, quindi uno la snobba, poi magari ha vinto solo delle Coppe Italia, delle Supercoppe, no? Quindi alla fine probabilmente la Roma, dopo il Milan, è quella che ha raggiunto il risultato più importante, si è qualificata in una Coppa e ha vinto un trofeo europeo. Secondo me è più difficile vincere la Conference League che la Coppa Italia, sinceramente, per come la vedo io.
E poi per il resto niente, io secondo me questo fa sì che poi io ho dato un voto alla stagione, poi chiedo anche a voi di darlo, secondo me è 9, perché sarebbe stato 10 se fossi andato anche in Champions, e per me perché ha rispettato completamente le aspettative e per me le ha anche superate, cioè non era detto, uno dice ah ma il Tottenham non è arrivato in finale, peggio per loro, ah ma c'erano altre squadre, magari anche il Marsiglia è uscito, quindi alla fine tu hai fatto la tua competizione, hai vinto le tue partite e alzi il trofeo, gli altri no, quindi secondo me, da come io mi aspettavo di meno, mi aspettavo quinto, sesto posto, nella sfiga magari settimo, e quindi comunque di nuovo l'Europa sicuro, non più giù, e poi mi aspettavo che facesse una buona figura, un'esperienza, secondo me. Quindi ditemi voi cosa vi è rimasto della Conference League, a parte il trofeo, e poi che voto date alla stagione della Roma. Secondo me per le aspettative e per le possibilità è 9. Nel senso che, se no, cosa lo diamo? Chiaro, uno da 10 lode se vinci lo scudetto e non te l'aspetti, ma più di questo, secondo me, alla Roma è impossibile chiedere, onestamente. Giorgio, vuoi iniziare? Io sono d'accordo, nel senso, alla fine sei arrivato a un punto dal quinto posto, è arrivato in fondo. Ecco, forse la differenza comunque è dal fatto che la Coppa l'hai vinta, perché diciamo che in un torneo come la Conference non hai detto i giocatori apertamente in semifinale era l'obiettivo minimo, comunque anche per loro, non lo dico io, cioè Mancini ha detto noi ci siamo dati come obiettivo la finale, quindi diciamo che vincerla e non vincerla fa una gran differenza da questo punto di vista, non è un dettaglio, però sono d'accordo sul 9. Io sì, no, faccio una postilla Conference da ampliare, secondo me appunto è vero che su questi tipi di voti pesa molto il risultato alla fine, però al di là del fatto che la Roma abbia vinto la Coppa, cerco di fare da pompiere, anche l'idea di comunque sì rallentare in campionato ma cercare di tenere su due binari e di dare importanza a questa Coppa che facilmente abbiamo visto negli ultimi anni, con una Coppa più interessante, anche forse con più appeal come l'Europa League, molte squadre italiane, mi viene in mente il Napoli a un certo punto, che avevano una superstrada. Napoli è uscito, mi pare, in semifinale con il Dnipro, se non ricordo male. L'hanno un po' trascurata e quindi poi se non sei abituato a vincere quasi mai, è chiaro che anche un obiettivo che all'apparenza è facile, però pure qui secondo me va un po' relativizzata l'idea, perché tu comunque becchi, io me lo ricordo ancora, primo turno preliminare, vai, becchi a inizio preparazione una partitaccia col Trabzonspor, pieno di sta squadra dei de cariati con esperienza del calcio italiano, c'hanno Cornelius, Amsic, Gervinho, Bruno Perez, che gli avevi appena venduto, che se tu mi pare che sei addirittura andato a perdere 2-1 da loro e poi hai vinto facile al ritorno. No, no, abbiamo vinto 2-1. Vinto 2-1, ok. Però comunque anche lì si era già capito che comunque la squadra ci teneva a far bene su una competizione che poteva essere difficile, perché vai a giocare a Sofia dove c'è sta il campo de patate, te finisci a giocare con quelli, col Bodo, che poi alla fine appunto secondo me non sono neanche così scarsi, come certo non sono una squadra di grande livello, squadra, però anche perché ora gli prendiamo sul Bakken, quindi dobbiamo un po' anche esatto. Però sì appunto e poi quando poi invece sei arrivato alle semifinali dove c'erano squadre di livello importante, anche per esempio come tu hai approcciato la partita andata con Leicester, dove a un certo punto stavano con la lingua de fuori perché non ce la facevano più e quindi andavano il triplo, però l'idea era appunto di sacrificio, di spirito che Romi, infinitamente più forti che ho visto nella mia vita, raramente avevano, e secondo me lì Mourinho è il Deus ex machina. No, guarda, se posso, allora inizio dicendo che l'Intertoto ha rotto il cazzo, detto 50 volte su Spazio Calcio, non ho problemi a ripeterlo qui, però insomma, come si dice, prevenire è meglio che curare, dato che ho letto è la Conference League, anzi come ha detto questo signore accanto a me, è il modo che lì mette i salmonari, che Manolo mandava i messaggi giustamente
a sfottere questo subumano, che tanto è pure abbastanza competente in realtà. Sì, sì, no, il problema è che ci capisce, cioè quello sì, è fatto. Vabbè, ci capisce, allora, non è che è troppo biasato. Intervengo per dire che secondo me voi l'avete presa come, voi l'avete presa più come una rosicata, mentre il suo discorso, secondo me, è chiaro perché è riferito alla Roma, però il suo discorso era un non stiamo ad esaltare una, il fatto di avere una Roma che passa con il Bodo Glimt, che è una squadra che deve battere, cioè poi ha fatto un discorso dopo anche sul discorso, vedi, se le aspettative poi sono queste, poi finisci fuori dal mondiale e ti stupisci, no? Non è questo che ha detto, lui ha detto Mourinho sta facendo passare la vittoria col Bodo Glimt come la vittoria della Champions, non è mai vero, perché Mourinho non ha mai fatto lui in generale partita, Mourinho ha detto chiaramente era il minimo. No, quello sì, quello sì. Ancora che non abbiamo battuti all'andata. Però, ad esempio, ecco, ad esempio, dopo l'andata col Bodo dello scontro di quarti, eliminazione di che diretta, non meritavamo di perdere. Che non meritavamo di perdere, un'altra partita assurda. Grazie Vigna, che brucia l'inferno, porca puttana. Quindi, il fatto che un allenatore vada, cioè, che un allenatore abituato a vincere, ti vada in conferenza stampa e ti dica passiamo noi perché noi siamo più forti, in un ambiente che so secoli che è abituato a prendere bastonate sui denti, io mi sono immaginato la conferenza, sempre per non ridere, De Fonseca o De Di Francesco dopo una sconfitta del genere all'andata, la conferenza stampa, cosa sarebbe potuto uscire. Invece Mourinho è proprio andato in conferenza stampa, ha detto siamo consapevoli dei nostri limiti, perché comunque lui ha anche spinto dall'inizio stagione col fatto che non è la rosa completa e non può essere così come vorrebbe lui, però ha detto noi siamo comunque più forti di questi e li mandiamo a casa. E infatti al ritorno non, questi qua poi racce non ci hanno capito niente, anche perché poi c'erano 70.000 persone. Quindi... Comunque ragazzi, scusate, ma la conference alla fine viene vinta con Rui Patricio che fa la miglior partita della stagione, secondo me, e Zaniolo che fa un gol decisivo. E Rui Patricio ha fatto due parate incredibili, dopo aver fatto, secondo me, a me non è mai sembrato un portiere affidabile, cioè coi piedi sì, considerato che avete Paolo Lopez, voglio dire, sicuramente potevi solo migliorare. Ancora prima avevamo Olsen. Sì, no, no, ma infatti addirittura facevate giocare Mirante, che è finito a fare il terzo, al Milan forse resterà per le liste, quindi intendo dire proprio... Patrizio, secondo me è uno di quei pochi casi in cui il come post expected goals si sbaglia, perché cioè, veramente, di papere in campionato ne ha fatte due, eppure c'ha un numero molto negativo, quando in realtà di gol presi facili non... A me sembra che non sia uno che ti fa... Cioè, a volte la mia impressione è stata che potesse fare una parata, ma non la faceva. Ma non che faceva la papera. Cioè, non è uno che si butta la palla dentro, ma è uno che, dico, serve fare una parata... Non la fa, non è uno che mi dico oggi mi salvi. Invece, cavolo, nella finale ha fatto due parate in quei 5 minuti incredibili. Quindi lì l'hai vinta. Sì, secondo me, comunque, scusa un secondo. Oltre ad essere, secondo me, un buon portiere, molto affidabile, come diceva, io sono d'accordo con Giorgio. Secondo me, la statistica è un po' anomala in quel caso. Secondo me, anche la sicurezza del reparto difensivo, comunque, ha molto a che vedere con la presenza di Rui Patricio. Sì. Ci stanno delle cose. La concentrazione di Bagnez, che era uno che l'anno scorso scappellava una volta a partita, secondo me ha qualcosa a che vedere con la presenza di Rui Patricio. Scusa, Grabe, ti devo assolutamente fare una domanda, allora, anche perché c'è un mio amico in chat, non aspetta altro. Per te, Sebastiano e Manolo, il voto alla stagione di Bagnez, se è stata meglio della scorsa? Ovviamente. Io gli do 8,5 quest'anno. Tu, Seba? Io 7,5. Secondo me ci sono ancora delle cose su cui deve migliorare. Bene, però migliorato, perfetto. Però migliorato, è nettamente migliorato. Comunque, per passare all'altra slide rapidamente, a me il percorso è piaciuto, anche se onestamente sì, ai Bagnets 8,5. Anche se non ho visto le partite dei gironi, perché io il giovedì sera ho tennis e io non guardo non perdo 2 ore di tennis per guardarmi i gironi di conference, sinceramente. Quindi io Bodo Roma 6-1 non l'ho vista, quindi forse è stata una grande scelta in realtà, secondo me. E comunque, no, perché c'è un hater di Bagnets in chat,
quindi, ma no. Me l'avevi anche detto, se ti ricordi, c'era scritto un messaggio, mi sa, quel giorno, dove tu hai detto ero a giocare a tennis e io ti ho risposto ovviamente la battuta più scontata del mondo, ho detto anche la Roma, ovviamente, facilissimo. Comunque... E quindi, e poi anche loro probabilmente preferivano guardare te che giocavi a tennis al giovedì piuttosto che giocare alla conference, almeno secondo in qualche partita. La Roma ha fatto una seconda parte di conference perfetta, come hanno detto gli altri, da Bodo Roma in poi, dei quarti, anche perché col Vitesse abbiamo stentato, l'andata abbiamo fatto schifo, al ritorno siamo messi a controllare, abbiamo rischiato, però comunque tipo per me il doppio confronto con l'Eister, nessun allenatore passato alla Roma da Capello in poi lo vinceva, perché Spalletti l'avrebbe perso, Di Francesco l'avrebbe perso, Di Garcia l'avrebbe perso, Fonseca stendiamo un velo pietoso. Quello doppio confronto lì è la finale per me. Tutti gli allenatori che sono passati a Roma dopo Capello, che appunto è per me è l'ultimo top allenatore passato alla Roma, l'avremmo perso. Spalletti perse contro il Lione, che era più scarso della Roma, con la Roma più forte degli ultimi anni, perse con la Lazio in Coppa Italia, che la Roma era 10.000 volte più forte, e la Lazio giocava solo a lanci su Milinkovic e contropiedi, e lui si fece incartare. Quindi francamente per me lì si è visto il valore di Mourinho in più. Cioè, scusa, tu volevi dire che la Lazio giocava il calcio normale che giocava la Lazio, cioè lanci lunghi e contropiede, fondamentalmente quello faceva. Spizzichinovic. Sì, 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 le spizzicatine, palle lunghe spizzicate di Simone Inzaghi, oppure gol oltre il novantesimo. C'erano quei tre schemi lì. 5 e mezzo. E io vorrei chiedere anche a Francesco, perché dice che Ibañez non arriva al 6 e mezzo, perché per me comunque è sufficiente. Sinceramente, sì, sinceramente di errori gravissimi con Ibañez mi viene in mente quello col Milan quest'anno. Sì. Però per il resto... Il rigore con Napoli, un po' ingenuo. Forse ho esagerato io, che c'ho negli occhi la finale, che ha fatto una partita pazzesca. Però comunque, almeno, cioè, 6 e mezzo... Vabbè, però Luis Enrique, ragazzi, era un pupo quando è arrivato alla Roma. Luis Enrique andò, anche lì andò a perdere delle partite... Venne sodomizzato a sangue dal Lecce di Colantuono, che a un certo punto si fermarono con Muriel, che sembrava veramente Ronaldo cioè al di là di tutto è fortissimo Muriel, ma quella partita lì il Lecce iniziò a fare Torello ed era una roba che mi stava a sentire male. Colantuono, certo, che chiede all'Atalanta di fermarsi, non lo scorderò mai. Era Cosmo, la partita in cui De Rossi viene escluso da Messi. Anche con Lecce abbiamo perso. Sì, sì. Il Lecce, però, era Cosmi l'allenatore? Quell'anno? Sì, sempre quello di romanista, che dice fermatevi. A un certo punto ha detto. Vabbè, lì rimase famoso contro lo Slovan Bratislava. Il cambio levò Totti e mise Caca. Totti vince la partita. Vabbè. Ma no, ti prego, avanti, sono qui, mi viene la depressione. No, allora io vi chiedevo velocissimamente il voto alla stagione vostro e poi andiamo avanti e vediamo se è già arrivato anche Marco, oppure invitiamo Marco a entrare nel background, così lo buttiamo dentro e facciamo due statistiche, così Sebastiano, insomma, si può, cioè, è il suo spazio. Dai, Gabriele, vota la stagione. Lo voleva. Io sono d'accordo col 9. Io do... Perfetto. 9, dai, 8,5-9, 5,5 a Mourinho. No, a parte gli scherzi, do un bel 9 anche a lui. Io sto leggermente più basso, perché appunto poi dopo una stagione del genere ti viene la colina in gola, visto che non sei abituato, quindi 8,5, però comunque per essere... Cioè, sono anche stato obiettivo, perché sennò avrei dato 10. Cioè, era 10 se andavi in Champions, per me. Era 10 se andavi in Champions, sì. Però veramente il trofeo europeo, cioè... O si arrivava in finale con la Roma, ragazzi. Un trofeo europeo con la Roma è una roba che... Un trofeo per dire... Faccio questa piccola parentesi, apro questa piccola parentesi, per dire poi magari a chi non è di Roma quanto la gente è malata col calcio in questa città, anche in maniera proprio distruttiva. Il giorno della finale... Quella con Liverpool, della finale Coppa Campioni. Sono passati 40 anni e mio padre non si ricorda le persone con cui ha visto la partita. Mio padre si ricorda come erano vestite le persone con cui ha visto la partita. Quindi già l'idea che arriva uno e ti dice guarda, sì, abbiamo un progetto di 3 anni, ma ti porta una Coppa Europea subito, già è una cosa che... Ma scusate, perché voi non ricordate adesso, non avete questa prima coppa che vedete vincere, ma vi ricordate dove eravate, cosa facevate quando
l'Italia ha segnato il rigore del mondiale. Sicuramente ricordavate chi avevate vicino. Sì, sì, sì. Tra l'altro Manolo, che è un esperto di coppe europee, dato che ti fa Milan, sa bene quanto... Io ti posso dire dovero, ti posso dire dovero al gol con l'Ajax di Thomason, dovero in ogni partita dove c'è un gol assurdo. La finale di... No, era per Istanbul, dovevo essere là, invece ho lasciato il biglietto a un mio amico, ho detto guarda, non riesco ad andare, vai tu. No, a Istanbul. Ad Atene non sono andato, non... cioè potevo andare ma non... A Istanbul avevo proprio il biglietto, avevo tutto prenotato e fatto, cioè nel senso avevo la possibilità, poi all'ultimo, una settimana prima ho detto no, non vado, e non mi ricordo cosa che dovessi fare, ho detto no, ma non ci vado, mi sento di non andare, sto qui, me la vedo da qui. Poi sul 3-0 ho detto ah, che coglione che sono stato, pensa a te, che serata assurda. Cioè, è una cosa incredibile, comunque quella è una cosa incredibile, cioè pensandoci dopo mi fa anche ridere, nel senso che poi vabbè, perché è andata bene, dopo 2 anni hai vinto, ma se no ti rimarrebbe, se quella lì fosse stata la Roma che aveva perso la finale ai rigori in un altro modo, ma se tu sei 3-0, a partita incredibile, meritavi di vincere 6-0 e perdi ai rigori contro questi. No, comunque non capisco il commento di Risponda, perché dice Roma è retrocessa a voto 5, se questa stagione è 9. La Roma ha, è vero che 9 è un voto alto, però la Roma ha rispettato tutti, come dire, i pronostici, le attese, anche di più, dai. Ha rispettati, ha vinto la Coppa, quanto devi dare? 7. Ciao Marco. Mi sembra poco, 7. Hai comunque vinto una Coppa. Dai, allora facciamo dare un voto. Marco, dai un voto alla stagione della Roma, ricordando che ha battuto il Cagliari 2 volte, quindi... Ma mi sentite prima di tutto, sì? Sì, benissimo. Allora, 10 solo per il gol di Pellegrini, che mi ha fatto incazzare ma anche godere da amante del calcio. No, comunque voti in generale direi... Non so, io non sono sul 9 come te, per quanto capisca il discorso dell'avevano degli obiettivi, li hanno raggiunti, quindi bravi. Sono più sul 7,5 forse. Sono un po' basso io. E tu sei un po' basso, sei come certi professori che ti danno al massimo 8, tu dai 8 alla stagione. Esatto. Meno. Cioè tu, esempio, la stagione del Milan, tu quanto dai? Un esempio. 6 perché me l'aspettavo. Cioè, capito. Cioè, quindi rispetto alla aspettativa. Sto scherzando. 5 perché poteva fare di più, poteva vincere la Champions. Sì. Esatto, poteva vincerlo prima, direi, il campionato. Poteva fare 90 dai. Punti. Esatto, invece purtroppo per una serie di circostanze strane non li ha fatti. Ma entriamo un pochino nei numerini, così. Allora, innanzitutto io mi esprimo contro qualsiasi di analisi statistica nel calcio, soprattutto gli expected points. Quella secondo me è la cosa più cretina che l'uomo abbia potuto concepire come idea. Cioè l'idea che tu fai un confronto tra le possibili occasioni da gol, quindi magari per i punti secondo me è folle, per gli expected goal ti fa vedere se un attacco performa più magari di quanto ci si può aspettare, che magari se uno è Abraham è più normale che butti la palla dentro più che se hai, non lo so, mi viene da dire Shomurodov, che in realtà Abraham ha performato in realtà punto. Sì, è stato tipo soprattutto per la prima parte di campionato il peggiore in assoluto. Cioè, ha sbagliato troppi gol rispetto alle occasioni. Comunque, andiamo a vedere gli expected points. Smetto... classifica reale. Sì, ma ha ragione. Sono una cretinata per un motivo semplice. Io sto vincendo una partita 2-0, no? E ho fatto gol al primo tiro e poi ho raddoppiato al secondo tiro. Adesso tu mi devi spiegare perché una squadra che vince 2-0, l'altra dopo tira 100 volte in porta perché tu dici, vabbè, rimi in barca, sto dietro, questi tanto non segnano mai. Creano 50 mezze occasioni stupide e fanno un XG e tu hai fatto 0,8 XG, quindi faresti 1-1 secondo loro. Cioè nella loro mente malata dovresti fare 1-1, invece tu sei andato 2-0, te ne sei sbattuto, hai messo le riserve, hai fatto tutto quello che volevi, e per loro però è 1-1. Infatti quel dato lo usa, che io conosca, soltanto un canale che si chiama tipo Expected Points su Twitter, non lo conosco nessun altro che usi quel dato, perché effettivamente non è... Proprio... Beh, su Sky si è visto, Expected Points, no, ha più. Una misura diversa 538 per misurare club, la possibilità. Tutto allora, al club di Sky... Al club di Sky l'hanno messo delle volte. Vabbè. Caressa diceva: andiamo a vedere quanti punti avrebbe fatto. Ma vaffanculo, dai. Fatti qualche domanda. Allora, sì, appunto. Va bene, andiamo a vedere questo primo grafichino.
Bene, come abbiamo visto ieri, volevo fare un confronto tra i due allenatori, visto che c'è stato un cambio in panchina. L'asse delle X sono gli expected goal, l'asse delle Y sono gli expected goal against. Questi qua sono tutte le squadre degli ultimi due campionati. Le squadre che vedete senza logo sono le squadre che sono retrocesse l'anno scorso e non avevo i loghi a disposizione. Comunque, cosa vediamo proprio in maniera molto chiara? Che con Mourinho sono un po' scesi gli expected goal, quindi è un po' scesa la produzione offensiva, ma la fase difensiva è migliorata a livelli assurdi. Cioè, c'è stato un miglioramento di quasi 14 expected goal against. Di conseguenza, sì, hai perso qualcosa a livello offensivo, ma hai guadagnato talmente tanto a livello difensivo che sticca di quei gol che hai potenzialmente perso. Infatti, l'expected goal differential è migliorato di 0,20 punti. Quindi c'è stato un netto passo avanti con Mourinho. E tra l'altro, volevo fare una domanda ai ragazzi, perché ieri, no, ieri, l'altro giorno Mattia ha detto una cosa. Io ho fatto notare come con Allegri Pirlo non fosse cambiato assolutamente niente per la fase difensiva, cioè 38 expected goal against e 38 expected goal against. Però lui comunque diceva che con Pirlo si sentiva molto meno sicuro difensivamente. Io qua vi chiedo, al netto di questo enorme miglioramento, quanto vi sentivate più tranquilli quando le partite dal punto di vista difensivo? No, sfondi una porta aperta, ma... No, vai, vai, Seba, vai, Diciamo Seba. che è proprio facile, però dopo aver l'anno scorso visto una semifinale europea dove hai preso 5 gol in 45 minuti, io... No, in No, 45 in secondo ah, tempo. sì, però abbiamo In preso 6. 45 minuti. No, all'intervallo eri avanti 2-1, se non ricordo male. Poi, insomma, no, la sensazione è chiaramente quella che, anche per il tipo di gioco che offre Mourinho, che è un gioco che permette di ti lascia comunque il controllo della partita rispetto appunto a Fonseca che magari aveva una propensione più offensiva, ecco, cioè la Roma lo scorso 2 stagioni ti dava sempre l'impressione che da un momento all'altro potesse prenderti Forse anche per il magari anche quando discorso costruzione. sì, indubbiamente sì, Sì, ma ma anche quando anche... giocava. Anche quando giocava bene, non ti dava l'idea di essere in una botte di ferro. Eh sì, gli interpreti poi alla fine sono gli stessi. È vero che poi, appunto, Fonseca aveva provato a avviare a un atavico problema della Roma, che è la costruzione con il centrale. Quindi lui aveva arretrato Cristante, che spesso e volentieri poi l'anno scorso Sì, giocava da centrale difesa, libero perché praticamente. esatto, era uno dei pochi che poteva Costruire, impostare sì. l'azione e costruire, però appunto il tipo di sensazione proprio a pelle è che è una squadra a cui è anche difficile far gol la Roma quest'anno, è difficile impensierire e lo Allora. dimostrano partite come quella con, ora non so i dati, ma una partita come quella con Leicester il Esatto, proprio ritorno quella a cui spiega pensavo. esattamente questa cosa. Che anche le partite in cui soffri, comunque molto spesso stai tranquillo. Esatto. No, infatti, perché Rubo magari una in domanda diretta poi. con l'Eister io stavo soffrendo come un cane da tifoso, però poi l'ho rivista e l'Eister nel ritorno non era proprio entrato in area. Cioè, se sei un neutrale, tu vedi una partita in cui la squadra avversaria non segnerà mai, però da tifoso, ovviamente, quella Sì, hai situazione ansia ogni è. volta che non la palla agli altri, chiaro. Rubo una domanda di Francesco dalla chat che dice: sarebbe interessante vedere la prima stagione di Expected Goal Against di Fonseca con la prima di Mourinho perché c'è la Smalling a pieno regime. Voi cosa considerate? Cioè, quale delle due stagioni considerate migliore? La prima di Fonseca o la prima di Mourinho in campionato? Perché chiaramente con la conference il discorso cambia. I dati ce li ho davanti, quindi poi vediamo. Io quella di Mourinho perché con Fonseca è stata troppo falsata dallo stop del Covid. Ok, Perché ci la sta. Roma dopo la pausa Covid aveva cambiato modulo, aveva messo Kolarov centrale, Spinazzola esterno. Le altre squadre erano alcune erano tornate un po' così, francamente non è troppo, non ci posso fare riferimento. Ok. Perché i dati in realtà c'è un ulteriore miglioramento dal punto di vista della produzione offensiva, cioè la prima Roma di Fonseca è stata migliore della seconda Roma di Fonseca per expected goal perché aveva 72 contro i 68 della 69 della stagione scorsa, ma anche a livello difensivo era migliorata abbastanza, perché 48 contro 52 praticamente. Però comunque, sempre considerando il calcolo dell'expected goal differential, quindi facciamo una differenza tra expected goal e expected goal against per capire quale delle due
avuto un rendimento migliore, comunque meglio quella di Mourinho, di pochissimo, cioè praticamente uguale, ma comunque meglio quella di Mourinho, sempre per il discorso fase difensiva, perché comunque anche guardando il grafico, cioè è molto in alto nel grafico la Roma, molto in alto. Cioè è stata tra le prime 5 praticamente difese degli ultimi 2 anni, più o meno, Marco, insieme ad altri. Ne approfitto per chiederti, qual è la squadra di Serie A che concede meno? La vedi qua, è Napoli. Ah, è Napoli, ok. Sì, sì, è il Napoli di quest'anno, quello in alto. Tanto okay. Scusa Marco, posso fare un appunto che lo statistico nel giro di ritorno a Roma ha fatto una cosa tipo... Ce li ho, eh? Ce l'hai? Allora, ho gli expected goal, la gasparita per partita, vai pure se vuoi. Ho andato con un mio amico che non ci sta seguendo, penso, che stressa un sacco su questa positiva, vabbè, allora te la lascio. Scusami, anzi. Ma ci mancherebbe, hai fatto bene a dirlo in realtà, perché è molto importante, cioè il dato medio sì, è interessante, ma meglio andare dato partita per partita. Vediamo se... Posso andare anche io in teoria? Ok, qua abbiamo gli expected goal, fammi vedere prima gli expected goal against, se... Ah, ok, ce la posso fare anche io in realtà, non lo sapevo. Allora, qua mi sembra già abbastanza evidente, qua abbiamo gli expected goal against partita per partita, e proprio a... Primo acchito si nota come dalla seconda partita di stagione, praticamente dalla stagione di ritorno in poi, escludendo questo 2.9 che è la partita col Milan che diceva che prima Manolo, la Roma a livello difensivo proprio ha messo su una corazzata, il dato è sceso tantissimo, è quasi impressionante in realtà. E voi dicevate prima che il merito è molto di Smalling, secondo voi? Anche. Smalling, anche ma non solo. Patrizio e Mourinho soprattutto. Sì. Ok, ok. Perché comunque inizialmente subivate abbastanza, non tantissimo, sì. Ma cioè, un bel po' di partite. Abbiamo fatto, perché ovviamente non ci sta su Underset altre cose, però tipo, ritorno col Bodo 0.3, andata col Bodo 0.8, mm-hmm. E andata e ritorno Leicester, all'andata Leicester 1.9, lì ok, però ritorno Leicester 0.4. Quindi pure in conference, insomma, il dato è abbastanza basso. La cosa interessante per me da vedere è ok, la fase difensiva è nettamente migliorata, ma a discapito di quella offensiva? Direi di no. Siamo più o meno lì. Magari questa volta da 3.5. Aspetta, ti muto Manolo perché sta facendo un casino. E vedi che era Manolo, Manolo dava la colpa al microfono mio, era Manolo. No, è lui. Tra l'altro c'è questa partita, la 27esima giornata, in cui avete fatto 3.5 expected goal, quindi bene. E chissà che Roma Spezia... Esatto, è quella con lo Spezia, sicuro. 1-0 al 95esimo è finita. Classico. E l'altra è quella col Venezia. Che... 3.2, sì. Quella da 3.2. Sì. In quella c'è l'azione... L'azione finale, quella del gol, vale due, penso, 2.5 solo quella, perché sbaglia due gol a porta vuota. Il Sharawi cagato. Sì, quella Fiorentina è 0.3, vero Marco? Sì, è questa qua, la 36esima. Quella partita, obiettivamente. No, comunque, col Venezia, secondo me, è pure poco 3.2, perché abbiamo fatto 40 tiri e che ha prodotto 3, è un po' poco, in realtà. Sì, perché avete fatto tanti tiri da lontano, tante traverse, quindi l'idea della pericolosità è molto più alta. Tra l'altro non posso neanche vedere gli expected goal on target perché non considera i legni, perché non sono tiri in porta teoricamente, però cioè, la pericolosità è molto maggiore di quanto non dica questo 3.2 per dove sono finiti i tiri, diciamo. Qual è quella dell'andata che sta a 3.5? Vediamo se riesco a trovarla in fretta, perché sinceramente non lo so. 12. No, Sassuolo forse, no? No, Sassuolo era prima. 12. Sì, ma poi non hai mai fatto 3.5 contro il Sassuolo. Mi sa che è col Venezia. Anche quella, una sconfitta. È andata col Venezia, confermo. Confermo. Io spero che il Venezia non salga mai più in Serie A. Non ci posso credere. Io spero non salgano mai più in Serie A. Anche perché c'è 3.5, abbiamo perso. Vabbè, incredibile. Gol di Caldara, vabbè. No, comunque voglio chiedere a Marco, dato che è lo statistico, secondo te a cosa è dovuto il cambio offensivo della Roma nel famoso filotto di risultati utili? Che alla fine, se vedi, parte tipo dalla 21esima più o meno, effettivamente. Ti devo dire la verità, non lo so. Speravo che me lo diceste voi, sinceramente. Anche perché... secondo me il nome e il cognome sono Nicola Zaleski. Sì.
perché è lì che ho iniziato a giocare, sinceramente non ricordo proprio a livello temporale. No, probabile, perché comunque, cioè, passare da Vigna a Zalewski, guardate che deve essere stato bello per voi. No, ho iniziato a giocare nella partita con il Verona, che se non mi sbaglio pure quella dei tre expected goals, due prima quella della... È quella che pareggi, è quella che perdi 2-0 e pareggi perché segnano Bove e Volpato. Grande. Assurda, quella partita assurda. Randomicamente. No, Marco... Secondo me a livello tattico la differenza è stata che prima Mourinho giocava con la difesa a 3 il primo periodo, ma la giocava con esterni Karsdorp e Vigna, che però offensivamente a volte sì, non creano niente. La difesa a 3 con due esterni che sono terzini, offensivamente è monca perché diventa un 5-3-2 e la Roma non c'ha il talento offensivo per fare un 5-3-2. Cioè, mettendo Zalewski come faceva Spinazzola, la Roma ha preso uno che fa tanti passaggi chiave, infatti hai visto quanti gol sono nati, quello bellissimo del col voto, assolutamente anche perché bonito. Giocando così con questo 3-5-2 le squadre magari tendono a mandarti sull'esterno volontariamente per pressarti là, e se hai Vigna l'azione si conclude lì, se Zalewski invece uno contro uno sopra l'avversario crei qualcosa con tanto campo davanti, poi con Zaniolo, Abraham eccetera, quindi fa tutta la differenza del mondo anche semplicemente un cambio in quella posizione di campo, è uno Spinazzola comunque come approccio al ruolo, diciamo. Secondo voi ha futuro Zalewski in che ruolo a livello proprio di carriera? Ma sai che a me ispira un botto, non so perché, probabilmente mi sbaglio io, da numero 8, cioè da mezzala sinistra. L'importante è che lui giochi sempre fronte alla porta, perché fronte alla porta è fortissimo. Gli togli magari la fase difensiva in cui ovviamente non è capace in questo momento in difesa posizionale. Ho questa sensazione qua, mi stuzzica lì. Poi e magari poi... è una cazzata mia. Secondo me, se non ricordo male, questa opzione di Zalewski da 8 era stata ventivata anche da Mourinho, perché mi suonava che l'abbia tipo detto, non so, un paio di conferenze stampa. No, per me Zalewski comunque è l'intuizione dell'anno della Roma, che un po' nasce come un tappabuchi, però va a smentire la vulgata del Mourinho che non lavora con i giovani. Cioè, assolutamente, e non lancia giovani, che era una di quelle cose che si sentiva spesso e volentieri quando è arrivato a Roma. Poi mi viene anche in mente, comunque, quando lui stava al Manchester, lanciò, se non erro, Lingard stesso, Martial, quindi... Anche beh, Martial lanciato, mi pare. Martial l'avevano pagato una marea di soldi, però. Madonna. Anche comunque ai tempi dell'Inter, lì un diciottenne Santon lo metteva a titolare in Champions. Che pare si ridimi, ragazzi, Ma è ancora da Roma? Scade adesso. Allora, prima di far andare avanti Manolo, che so che ha delle cose ancora da dire, una domanda. Allora, c'è un dato che non so se conoscete, si chiama Expected Threat, praticamente misura la minaccia di un giocatore, la pericolosità di un giocatore, e si calcola in due modi, o con i passaggi o con le conduzioni di palla al piede. Quindi premia quei giocatori che riescono a portare più verticalmente il pallone, cioè più verso la porta avversaria. Più la portano in zone pericolose, meglio è. Non so se mi sono spiegato, è una spiegazione molto approssimativa, però. Giocatori che aumentano la pericolosità. Scusa, è detta anche la Rafa Leao ratio, quindi tu hai la percentuale. Infatti lui esatto, lui vola infatti lì. Senza dubbio mio. E Zaniolo sarà lì. Ecco, la mia domanda, dato che c'è soltanto un giocatore della Roma in top 20 in questa classifica, esattamente 16esimo, secondo voi chi è? Se vi può interessare, il primo in assoluto del campionato è Deulofeu. Che tra l'altro obiettivo della Roma, quindi poi ci ritorniamo. Sai, obiettivo di tutti. Io ho detto Zaniolo. Pellegrini. Secondo me il capitano Pellegrini o addirittura Mkhitaryan, nessuno dei tre, non ve l'avrei chiesto se fosse stato sempre. Zalewski, considerate che c'è sia il discorso delle conduzioni che il discorso dei passaggi, cioè quello che fa avanzare di più il pallone è cumulativo, è cumulativo. Abraham no, Abraham anzi mi sa che è negativo perché il dato ha un piccolo limite. Oddio, sugli attaccanti istante. Yes, grande Brian. Che ha fatto una stagione strepitosa. Io sto sul suo carro da tempo comunque, anche quando tutti lo insultavano. No, io sono due anni che lo sostengo, devo dire. Va via quindi? No, pare rimanga, soprattutto se va via Mkhitaryan.
Okay, anche okay. Perché Roma sennò deve comprare 4 centrocampisti. Quindi, dato che no, infatti siamo arrivati proprio alla Roma che verrà. Tra l'altro, scusa, ci chiedono insistentemente se l'alternanza Zelensky Spinazzolo cambia modulo per farle coesistere, perché si parla anche di 4-3-1 con Spinazzola terzino e Zelensky davanti. Tra l'altro vuole sapere Marco che pensa di questa soluzione. Però no, no, non mi piace perché secondo me non sa calciare. Non tira abbastanza bene per giocare in posizione così offensiva. Inoltre mi piace più quando ha tanto campo davanti, perché è infermabile se ha tanto campo davanti. Più la avvicini la porta, meno campo ha per correre e più deve essere bravo a tirare, secondo me. Quindi scusate, ma una domanda. Ma Zalewski non è destro? Sì. Gioca invertito. E perché non può giocare a destra con Spinazzola a sinistra? Perché è troppo importante il fatto che abbia il campo davanti quando viene dentro. Cioè lui è forte perché rientra e ha tanto campo, ha tante scelte. Se invece gioca a destra può andare soltanto sulla corsia praticamente. Ma poi Spinazzola e Zalewski sarebbero troppo offensive come fasce. Ma io me la tenterei. Dipende dall'avversario. Secondo me sì, contro squadre di medio-bassa classifica. Col Cagliari. Quindi, secondo voi la Roma resta 3-4-2-1 o va 4-2-3-1 o alternerà? Insomma, secondo me torna a 4. Cioè, tornerà a 4 alternando. Secondo me. Però a me fanno cagare tutti i vostri centrali a 4, sinceramente. No, i Bagnets gli piaceva. I Bagnets lo amo, i Bagnets lo amo, dato che lo amo la follia, sono un pazzo io però. Che voto dà la stagione di Bagnets? Ma 10 per forza, a prescindere. Appunto. Serie B. Ti piaceva, scusa Marco, ti piaceva Manolas? Non so come rispondere, se devo essere sincero, se devo prendermi gli insulti. Comunque sì, mi piaceva, alla Roma mi piaceva. Ti piace. Quanto allora, se ti piace quel tipo di giocatore lì, mentre invece Mancini è un po' più l'incrocio tra Materazzi e appunto con meno tecnica e appunto Manolas. Il di Milwaukee. No, è completamente pazzo. No, dai, io volevo riportare un attimino nei binari la discussione. Vai. Allora, io qui ho buttato giù alcune cose che vi chiederei, proprio sono molto semplici. Al di là di Zaniolo è solo un accenno, perché poi ne parliamo dopo. Ho diviso la rosa, ovviamente per posizioni, con qualche colore, per chiedervi chi dovrebbe rimanere, chi secondo voi dovrebbe andare, eccetera. E piazzamento, che cosa si può sperare? Di puntare alla Champions oppure ancora presto? Ci si riconferma quinto, sesto posto, l'Europa League ci si prova. Vabbè, partiamo dalla Champions. Secondo me si deve entrare in Champions, assolutamente, per troppi motivi, anche economici, ma comunque anche di blasone. Cioè deve essere l'obiettivo di lottare, poi magari non ci arrivi, però almeno lottare. Quindi alzare di una decina di punti il punteggio del campionato, perché devi stare attorno ai 75 per pensare di arrivare vicino. Europa League, secondo voi, proprio anche alla luce di questo, cioè sei un po' corto e quindi cosa fai? Ci si prova? Si prova in fondo? Dipende dal mercato, ovviamente, però la sensazione è che vogliano provare tutte e due. Ci vogliono provare pure con l'Europa. Infatti subito, tramite Instagram, Abram già ha messo l'asticella più alta, ha detto l'anno prossimo vediamo anche un'occhiata a Europa League. Secondo me dobbiamo perché sono le grandi squadre, non esco mai dalla Coppa volontariamente. Le grandi squadre provano a vincerle tutte e poi quello che arriva. Solo i perdenti escono col Granada per concentrarsi sul campionato, o escono in Europa League apposta, come faceva Sarri, queste cose qui. A me non piace. Salisburgo. A me queste cose non piacciono. Sì, ma poi infatti non è detto, nel senso, pure provandoci con l'Europa League puoi uscire ai quarti di finale e finire la stagione europea a marzo comunque. E il Milan perché è una squadra storica? Perché c'ha 7 Champions, eccetera, eccetera. Perché era sicuramente da vincente? Perché poi va a vincere coppe. Se esci col Granada di turno, che cazzo impari? Poi magari arrivi quinto e te la pigli pure al culo. Il culo, sì. Non so se Manolo è d'accordo. Mi piace, molto bene, la mentalità. La mentalità è quella giusta. No, secondo me esci dalla Coppa perché hai perso, è fine. Ma non risparmio dei giocatori perché poi faccio la partita. Cioè, fate conto che, un esempio, hai parlato il Milan ha perso a Firenze e col Sassuolo
e però ha vinto con l'Atletico Madrid. Cioè, se ci pensi, se ci pensate, sono 6 punti che tu magari preferivi fare, però nella, da tifoso, se penso a quella settimana, onestamente ero contento di aver vinto Madrid, perché vuol dire posso stare lì a quel livello, no? Poi perdi 2 partite in campionato, rosichi, perché è così, però è perché hai la rosa, che hai tutti infortunati. Però secondo me quello fa mentalità, tu vai a vincere quella grande partita, poi magari fai un passo falso, però ti rimane quella partita lì. Cioè, per me il fatto di aver alzato il trofeo fa dire l'anno prossimo posso farlo, ecco, quindi secondo me ci sta. La sicurezza che non aveva la Roma ha sempre questa mentalità del uccidiamoci, frustiamoci, che perderemo, invece vinci una coppa, pensi cazzo, allora ce la posso fare pure io. Cioè, io lo dico sempre, non è che si formano quei cioè, si formano per i calciatori forti, non è che c'è la mentalità intrinseca. Se sei forte, competi, non è che se sei Milan, competi perché c'è scritto Milan, competi perché c'è giocatori forti e crea la mentalità. No, no, chiaro, tranne per il Real Madrid, come sostiene da tanto tempo anche Marco, che lì è, cioè, il fattore è la storia, il blasone è reale. Sì, sì, io ce l'ho tatuato qui nel braccio, infatti, questa è una frase a cui io credo tantissimo. Tu hai quella 90 minuti, sono molto lunghi al Bernabeu, sì, no? Sono molto lungo, sì. Esatto. E, no, allora, parlando un po' della squadra, allora, beh, Rui Patricio mi avete già detto tutti, quindi risposta, domanda retorica, Rui Patricio, piaciuto, confermato, sì. Cioè, quindi lui è un riferimento. E, in difesa io ho sottolineato quelli che probabilmente sono giocatori certi, confermati, cioè Zaleski e Spinazzola. Beh, caso io ho lasciato così perché aspettavo che lo diceste voi, ecco, quindi... No, sì, caso... Sì, loro restano sicuri, sembrerebbe restare anche Vigna. Sì, esatto, lui Scomodo e Bove l'hanno confermato. Perché non se lo prende nessuno, quindi... Nessuno, credo sia quello il motivo. Ma invece Calafiori che fine ha fatto? È andato in prestito? Era in prestito al Genoa quest'anno, però da quanto capito secondo me non avrà un futuro. A Mourinho piace Calafiori, solo che è fracico, e quello è il problema. Si è già fatto due volte. Un altro sinistro. Calafiori gli fecero quell'intervento orrendo in UEFA Champions League che gli spaccò gli out Champions League, che gli spaccò tipo tutto. Quindi... Sì. No, ma Reynolds? Ma Ryan Reynolds? Bart Reynolds? Non so se piace a Gabriele, però è una sega, c'è cioè un giocatore, no, perfetto per Mourinho, è perfetto per Mourinho. Cioè, che con Reynolds si può fare la mitica battuta di Mourinho che dice tutti i nomi, ma non il suo, quindi era perfetto Reynolds. Okay, ma non il secondo portiere l'anno prossimo sarà Svilar. Chi? Svilar. Mi fa piacere. È un giovane. Non so se Sebastiano l'ha visto in Portogallo, ci può dire. Non giocava a titolare col Benfica, gli facevano giocare Vladisteas, la Okonominos. Era una grande promessa qualche anno fa. Sì. Ah, ma comunque era veramente giovane. Un po' perso. Per me, secondo me, lo terranno come secondo, vedono un attimo, e poi la Roma ha un 2003 molto promettente, si chiama Mastrantoni. Della primavera, secondo me l'idea è proviamo Svilar, Fuzzato vabbè verrà spedito, vabbè, Fuzzato pacco di calci, l'unica partita farà il terzo, nel senso farà il terzo, ma secondo me questo Mastrantonio che sta già giocando da titolare in primavera potrebbe essere Fuzzato. Per me sarà sempre Roma Spezia 2-4, doppietta di gol di cucchiaio di Saponara all'Olimpico. Mamma mia. No, finito 3-0, 0-3 quella partita. Sì, esatto, sì, vabbè, esatto. Quello perché l'allenatore non si non sa quanto. È quella grande gestione, quella con il referto presentato male, cioè con la distinta presentata male, e poi nella stessa stagione i 6 cambi. Andiamo ai centrali di difesa. Io credo che Mancini, Ibanez e Smalling siano confermati. Kumbulla è un punto interrogativo, cioè secondo me lui veniva dal Verona dove ha fatto benissimo, giocava a 3, poi l'anno scorso poco, quest'anno uguale. Secondo voi resterà, lo mandano in prestito, puntano su qualcun altro? E poi difesa a 3 o a 4? Perché vai, secondo me di questi ci sono un po' pochi, come dire, sono troppi per troppi pochi ruoli, e secondo me Kumbulla va via.
anche no. Perché poi tu, secondo te rimane io sarei sorpreso molto, eh? No, ma è cresciuto tanto, cioè quest'anno comunque alla fine è cresciuto tanto Mourinho, le due competizioni, provi a giocare anche l'Europa League. Però io leggevo che sono molto interessati anche per esempio a Senesi del Feyenoord, che non conoscevo, in quel caso forse. Molto buono. Beh, l'avete visto da vicino, no? E anche sì, se vuole sì. Essere sì, tutto, comunque però... ora non so quanto prende di stipendio, però Kumbulla è uno che ha 20 anni, 20, cioè nel senso può anche sì. Essere sì. No, è morto Gabriele? Ah, no. No, ho smesso, non sapevo più la frase, però comunque no, che... comunque mi aggancio a quello che hai detto per dirti perché Kumbulla non sarà venduto, perché io qua davanti ho il foglio con tutte le cifre del bilancio della Roma eccetera eccetera. Kumbulla prende 1.8 milioni netti all'anno grazie a Guido Fienga, ed essendo stato pagato 29.5 milioni, dato che c'erano delle plusvalenze finte in mezzo con Cetin e Cancellieri, attualmente lui ha un ammortamento residuo di 24 milioni, che a giugno saranno 18, quindi a meno che non lo cedi a 18 milioni o fai minusvalenza, quindi la Roma sarà un altro anno a fare la riserva di Smalling e piglierà, secondo me, Senesi rimanendo a 3. Proprio. Quindi vai con Mancini, Bagnes, Smalling, Kumbulla e Senesi, quindi vai con sì, 5 Senesi, difensori. Dice pure Incapiese, sarebbe un ottimo acquisto. Senesi sarebbe molto bello. E quindi che poi, il primo investimento è qui. E qui voi dite, in difesa restate così, non prendete un terzino destro. Sì. No, no. Terzino destro sì, a voglia, si dice terzino Celi. Io voglio i pareri di Marco su questi giocatori, perché io tipo Celic del Lille non lo conosco. C'è anche Bellanova, dicono, però ne sente Bellanova. Io con le partite col Cagliari contro di noi ha fatto benissimo. Sì, allora, non di niente, eh? A noi ha segnato Useklep, ti ricordo, col Bari. Grande col Bari. Allora, su Bellanova. Bellanova è un giocatore che si esalta in un contesto come quello del Cagliari perché non c'era assolutamente niente intorno. Lui è uno che ha molto carisma, molta personalità, quindi rischiava la giocata, per dirla alla Bernardeschi, sempre, ok, prendeva sempre la correva sempre con la palla, ok, è un giocatore atleticamente spaventoso, è molto forte fisicamente, è molto veloce per la stazza, problemi, corre solo in un binario, cioè corre solo dritto, ok, non la passa tanto, non ha un piede debole e non ha tecnica in generale, cioè è tipo Dumfries dell'Inter, ok, però senza le parti buone di Dumfries, cioè Dumfries ad attaccare il lato debole è molto forte, ha tempi in area di rigore. Secondo me ci può stare come quinto se ha molto campo da attaccare, cioè no, se sono una squadra difensiva. Scusa Marco, sembra Singo dopo come l'hai descritto. Singo è molto più forte però. Bruno Perez quando l'abbiamo acquistato. Esatto. Le cose positive sono che c'era Maitland quest'anno su quella fascia, quindi voglio dire, se secondo me è un giocatore da Serie A, ok? Però lo stanno associando a tutte le squadre, tutte, e secondo me non è da Roma. Poi, ok, deve fare la riserva alla Roma di Karsdorp, considerando come gioca la Roma, secondo me ci può anche stare, però piano con le aspettative. E quindi tu, Marco, ragazzi, non lo conosco tanto. Una cosa, ma la Roma, se vuole salire di livello, non può prendere dei giocatori, non dico mediocri, ma normali. Cioè, ha già Karsdorp, che è un discreto giocatore, cioè tu devi prendere gente più forte. Ecco, io non dico... Secondo me serve una riserva lì, no? Cosa lo prendi a fare se non è niente di speciale? Cioè, intendo che dire... Non c'è l'idea che non sia niente di speciale, capito? No, dai, cioè, io l'ho visto... i lavori sì, dai, gli ha detto i lavori sì. Cioè, dai, uno che non è stato... lui poi era nel Milan primavera, molto forte, sì, giocava nella nazionale, gran fisico, gran struttura, si faceva la fascia, dominava, poi ha la testa di dire no, come ma io devo giocare, io voglio tanti soldi, è andato al Bordeaux. Ha fatto un contratto col Bordeaux, è rimasto un anno, poi è stato riportato in Italia. Non so, mi sembra uno che ci crede un po' molto e che fa tutto da solo. A me non... E poi uno che corre, si sbatte sicuramente, sì, però... Sì, sì. Ma no, sono d'accordo con te. È una sensazione che io ho leggendo ultimamente in giro su Twitter, persone che lo vogliono la Juventus, che sarà il nuovo terzino destro della nazionale. Non è un giocatore di quelli... Ma per l'amor di Dio... Me.
Sì, l'importante è che non giochi Calabria, così non si fa male. L'importante è quello. Ma no, tu c'hai ragione, a Roma c'è pure una proprietà abbastanza ricca, però al contempo dobbiamo prendere un sacco di ruoli quest'estate. Esatto. Tutto il centrocampo, non possiamo spendere per l'esterno destro. Però scusami, Giorgio, è venuto fuori... Cioè, Dumfries l'Inter l'ha preso, credo, una quindicina di milioni, no? Ma noi dobbiamo prendere due centrocampisti e poi ci arriviamo di uno che si dice costerà almeno 40 milioni più o meno di come spesa. Quindi a quel punto allora stai con quelli che hai, non vai a prendere Bellanova, a meno che non te lo regali. Se te lo regalano a 5 milioni, se te lo regala... costa poco. Secondo me costa pochissimo, l'abbiamo riscattato a zero praticamente. Sì, se te lo danno 4-5 milioni, lo metti lì e lo fai giocare. Quindi, però, secondo te, Marco, non è futuribile Bellanova, non ha margine, cioè, nel senso... Ti dirò, è giovane. Quest'anno penso che abbia fatto comunque una crescita importante, perché nelle scorse, cioè, neanche in Serie B giocava questo qua. Quest'anno ha fatto bene, perché ha fatto bene. I miei dubbi sono di prospettiva immediata, più che altro. Cioè, l'anno prossimo, secondo me, se uno pensa, prendiamo Bellanova che ha fatto bene, secondo me ci rimane male poi a vederlo in campo. Però comunque... deve migliorare tecnicamente, soprattutto. Okay. C'è Bedo che ho Bedaglia che odia Mancini. Io un po' lo capisco perché è un centrale molto grezzo, ma a me, nonostante non piaccia troppissimo in questo sistema, è tipo il giocatore di Mourinho. Cioè, Mourinho lo ama, è il suo generale in campo. Sì. Si amano proprio. È fastidioso da guardare a volte, da tifoso proprio. Non è scarso. Però, tra l'altro, è già romano al 100% perché ha chiamato sua figlia Lavinia, che è proprio la cosa da Roma Nord per eccellenza. Vabbè, poi il figlio lo chiama Kevin, come esatto. Lavinia, Giulia, sicuramente per me è peggiore dei tre. Secondo voi è peggiore dei tre Mancini tra i Bagnets, Smalling? E... No. Questa stagione è stato. Dei quattro, vabbè, dei quattro è con Bulla. Però questa stagione dei tre è peggiore. Sì, sono d'accordo. Non so per Marco. Vabbè, Marco io parto dai Bagnets che sta qui e tutti gli altri che sono un po' abbassati. I Bagnets è il mas grande. Quindi ricapitolando, torniamo un attimo indietro. Sì. Portiere a posto. A destra prendi un qualcosa giusto per tappabuchi. Cioè, giusto per dire, così ho quattro giocatori che si alternano e va bene. In difesa centrale prendi un centrale che possa giocare, quindi uno che possa fare anche il titolare di rotazione, e vai a tre. E vai a tre alla fine, quindi lì la questione è risolta. Centrocampo, adesso ci divertiamo un bel po'. Allora, io qui ho segnato Pellegrini, vabbè, indiscutibile, non c'è dubbio. Cristante, Vertu e Sergio Oliveira sono tre punti interrogativi, nel senso che Cristante non si capisce se rinnovi o non rinnovi, però secondo me merita di rimanere come giocatore. Oliveira, avete detto, magari lo si può prendere ma a poco, e Vertu è fuori ormai dal progetto. E gli altri... È uno dei pochi che ti pagano per Vertu. Dicono Napoli, che tra l'altro io al Napoli francamente ce lo vedo zero. Beh, insomma, l'ex procuratore è legato al Napoli, però lui su anni che l'accosta al Napoli. Come si chiama Giuffrida, l'ex procuratore di cosa? No, Giuffrida. Se va 4-3-3, sì, se va 4-3-3, sì, dai, ci sta. Prima non è un giocatore, cioè sarebbe un downgrade per il Napoli, sinceramente. Beh, perché io avevo letto alla Champions anche. Sì, però ragazzi, ma Veretout in Champions non può circolare. Si parla di Newcastle, che ok, ma il Newcastle sta a metà classifica di Premier League. Poi, vabbè, se lo rifilate a qualcuno, pacco da 20 e qualcosa milioni, ci può stare. Ecco, forse in Premier League è pure più adatto al calcio, diciamo, per lui. Concordo. Ha giocato poi dalla Aston Villa. No, Gabriele, voglio sapere la tua sul centrocampo prima. Dato Diawara e Dalbo, non so perché, nel senso, Diawara e Dalbo, tanti cari saluti. Diciamo... Tra l'altro la scena di Diawara che solleva la coppa, bellissima, tipo... Sì, scatenato. Piglia 2 milioni e mezzo netti all'anno. E sono in rosa, sono in rosa, quindi dopo dipende dove li mandate. Quest'anno è costato 29.000 euro al minuto giocato. Però Petrachi poi però è incazzato, dice 8 giocatori ce l'ho portati dentro. Comunque in questa lista manca un nome, poi che è quello di Bove, che rimane e sarà molto più incluso l'anno prossimo. Per primavera.
e il futuro Tonali, no, beh, mo non esageriamo. Però... poi ovviamente sì, bisognerà prendere un centrocampista, adesso non mi voglio esprimere troppo sulle caratteristiche tecniche perché non ci capisco niente, però sicuramente qualcuno servirà. Se cioè, quindi Pellegrini in tre quarti, no? Cioè, quindi giocatore offensivo. Cristante rimane per fare o l'alternativa o comunque uno che è in rotazione. Se riesci a tenere Sergio Oliveira lo tieni perché anche lui può essere un giocatore utile, però se io dovessi guardare qui mi mancano Mkhitaryan. Se lo rinnovi anche lui è un giocatore di rotazione, però secondo me se tieni tutti questi allora vai a prendere un giocatore magari spendendo molto di gran qualità, altrimenti nel mio punto di vista ne dovresti prendere due, perché secondo me a parte Pellegrini gli altri, nessuno di questi secondo me è da livello squadra che vuole andare in Champions League. Secondo me il colpo all'Abram tra virgolette sarà fatto a centrocampo, no, allora cioè, lì aprono il portafoglio e ritorno e... da Ciacca. No, allora, no, a parte che Pellegrini se me va considerato attaccante perché lui gioca trequartista, non gioca a centrocampo. Sì, però giochi un 3-5-2, chiamalo pure 3-4-1-2, Pellegrini lo metto centrocampista offensivo, dai. Sì, quattro, sì. Torna pure Villar. Vabbè, Villar verrà bene. No, senso, comunque... non l'ho proprio messo perché non penso che sia nei piani di Mourinho. Un altro di cui ti dovrai liberare o comunque includere. No, ma poi Gabriel non ha giocato manco al Getafe, Villar. No, comunque, allora, secondo me, Diawara via, Darbo via, Veretù via, Oliveira via, Cristante per me resta, anche perché è un leader dello spogliatoio e queste cose contano. Perché alla Roma queste cose non sono mai contate negli ultimi anni. Vendevamo gente che magari non era fortissima, tipo Strootman quando è il posto crociato. E poi è 1,90. Sì. Che The White Zonzi. Poi Cristante è utile, sta lì, fiata, gioco ovunque, è un buon giocatore, secondo me merita di rimanere. Magari non titolare, però che gioca tipo 30-40 partite, vuol dire, sì. Se Cristante fa la prima riserva vuol dire che la Roma è forte. Perché come riserva vero. Cristante è un signor giocatore, secondo me. Però lì vanno a comprare due giocatori, vanno presi un box to box fisico e un regista. I miei preferiti sono il numero uno in assoluto, roba che mi farei le seghe per strada, è Ruben Neves. Ti piacerebbe. Che chiedono 55 milioni. Sì, mi sa che in orbita è un po' più grosse. Tornando più realistici, a me piace, si parla di Bissouma, che ha dei problemi legali che, se ho letto bene, sono dovuti, dovrebbero essere un minimo risolti, però è fortissimo. Insomma, è fortissimo Bissouma. Mi ricorda però... un po'. Però è il box to box. Restando sì, in ambito box, problemi no. legali, ci sarebbe anche Nandez. Sebastiano lo nominava. Ma Nandez, a me non mi piace. Se vi serve un box to box... Come riserva lo piglierei, Nandez. Dipende. Chi sono i titolari? Sarebbe Bissouma e magari un regista da comprare. Partendo con Bissouma, Bissouma preso, ok, se ne può parlare. Non so se però, chi Bissouma o Nandez? Sì. No, Bissouma. Sinceramente, non lo conosco troppo, però, giocatore interessante fisicamente e difensivamente. Ma... si parla come box to box. Douglas Luiz, sì, è il nome. Che tra l'altro, Douglas Luiz è bello. E hanno preso Camara, quindi teoricamente dovrebbero. Anche... Sì, esce secondo me Douglas Luiz. Marco, ti voglio chiedere Schouten, dato che io ne discuto con un mio amico che tra l'altro è in chat. Okay. A te piace Schouten, a voi piace, a Gabriele e Sebastiano piace. Se per me come riserva. Io non so dirti troppo, cioè mi astengo. Ma di chi parliamo? Di chi parlate? Ma chi è questa gente? Per Bologna. Io in realtà ho un problema e me lo confondo con Svanberg. Cioè per me è lo stesso giocatore. Esatto. Me piace, ogni secondo me ci sta. La maglietta con un nome, ogni tanto con l'altra. Infatti Luca Intoccia su Facebook, il fake account è Gerdi Svanberg. A me piace più Dominguez di Schouten. Come riserva, secondo me Schouten andrebbe bene. Dominguez forte. Concordo, secondo me è un giocatore di livello, equilibratore, solido, buona riserva. Visto che come nome pare sia stato proposto, ma non hanno fatto un po' picchio. Il Torreira di Firenze? Magari. Secondo me vi serve uno che gioca più lungo. Torreira è più da fraseggio. Come Cristante. Gioca lungo. Assolutamente se prendi, sì. Se prendi Torreira, secondo me, dovresti giocare a 4 dietro. A 4 dietro, perché cioè, tu hai già tre uomini dietro che giocheranno. Uno centrale e due si allargano. E i due esterni saliranno.
a quel punto, cioè gli esterni in centrocampo, cioè i due terzini, i quinti in un certo senso, e Torreira è uno che ti aiuta anche a fare gioco. È chiaro che serve anche per pressare, e con quella difesa così fisica e forte la Roma potrebbe permettersi, con Torreira, Cristante, Pellegrini, se hai due attaccanti di un certo tipo si può permettere di andare a pressare. Secondo me, sia Torreira che Cristante non mi piacciono. No, ma poi scusa, ma Marco, ma ti immagini Ruben Neves alla Roma con Pellegrini a spammare passaggi chiave? Belli. sarebbe un acquisto pauroso. No, perché io quando ho scritto di Ruben Neves, uno su Twitter mi ha risposto: ah, è uno che va bene per Europa League. Detto, no, vabbè. Ruben Neves è uno da City, è un fenomeno. Io lo seguo da quando era in Championship. No, sì, comunque, sì. Secondo me, dai, stringendo due acquisti, ne facciamo tre. Tre mi sembrano un po' tanti. No, se me ne facciamo tre. Comunque Nandez secondo me sarebbe perfetto, perché risolvete sia eventualmente il box to box che l'alternativa a Karsdorp. Perfetto. Frattesi secondo voi ci starebbe bene? Frattesi è intrigante. Frattesi fa schifo, ragazzi. Sì, neanche a me fa impazzire. Per quella cifra è bella nuova del centrocampo. La Roma mi sa che la ricompra, no? Esatto, la Roma avrebbe uno sconto su Frattesi rispetto alle altre. Cioè, non la ricompra, alla percentuale di vendita. Frattesi, a me stavo per dire questo un po', su Veretout, nel senso, non sono simili, ok, però avete detto che la capacità di Veretout è l'inserimento, anche quella di Frattesi è l'inserimento. Anche Maxim Lopez del Sassuolo è stato... Vediamo Tommaso Pobega. È un Veretout, più forte di Frattesi, senza dubbio, almeno è un 90 grosso. Alla Roma servirebbe un Bennacer, sì, poi Mancino, un Tonali più che Bennacer. Sì, va bene, non servirebbe. No, secondo fraintesi. Voi un regista da tenere a Cristante o forte oltre Neves, chi pigliereste? Pizzarro, io prenderei Pizzarro. Magari, cazzo. Ma che forte, Claudio. Altra forte. Disco, ci arriviamo, aspetta. Ci arriviamo. Il punto è che, secondo me, avreste dovuto prendere Cup Miners l'anno scorso. Io sono d'accordo. Però hai fatto altre spese. Chiaro, però preso. Avreste risolto. Io leggevo che addirittura potrebbe tornare all'Ajax. Non ha mai giocato all'Ajax, stava alla Z. Ma potrebbe tornare, nel senso riswitchare tra campionato italiano e olandese. Scusate, al di là di questo, di questa parentesi di mercato un po' così divagante, cioè chiudendo sul centrocampo, quindi cosa facciamo? Pellegrini rimane, Cristante rimane, Mkhitaryan punto interrogativo, ma può anche andare all'Inter se deve prendere stare di soldi, può andare all'Inter che gliele danno. E tanto, in mezzo di due anni gli ho offerto l'internet, è una follia, quasi finito, così va lì ed è finito. E a questo punto due centrocampisti, per me due, dai, tre mi sembrano un po' tanti. Tre vuol dire che fai davvero pochissima spesa in attacco, più che altro. Oliveira poco, riesci a trattare un po' Oliveira, magari arrivi a 10 milioni Oliveira, non so. Confermi Cristante, poi ti prendi due centrocampisti in più, così, perché qui poi giocano in tre. No, ma Manolo, magari prendi uno Schouten, o come lo pronunciate voi, lo dico Schouten, a pochi milioni, o Nandez, e poi ti pigli due centrocampisti. Sì. Perché Nandez io non penso costerà tanto, sinceramente. Però considerato che Pellegrini gioca titolare in tre quarti, gli altri sono quattro, però deve giocare 50 partite poi Pellegrini. Ecco, Mkhitaryan il vantaggio era che comunque ti poteva fare un po' da raccordo. Oppure ogni tanto potresti andare effettivamente con un terzo centrocampista, non necessariamente di fantasia, ma comunque di sostanza, e poi vai con due punte più forti, che poi tanto dipende da chi prendete in attacco. Perché ci arriviamo, metti l'attacco. Sì, ora metti l'attacco, perché sono curioso. L'attacco è molto facile, c'è Abraham sicuramente, poi c'è il punto interrogativo Zaniolo, perché magari Zaniolo vi può finanziare il mercato. Soltanto per la Gazzetta è un punto interrogativo. Per la Gazzetta farà da gennaio alla Juve fino a gennaio. È dappertutto. E poi va al Milan. Poi switch sull'Inter. Poi fa il mercato estivo con l'Inter. Secondo me, con la valutazione che ne dà la Roma, non c'è nessuno che ha...
la possibilità. Ma poi non hanno detto, parlano di 40 più bonus, no, cose del genere. No. La Roma anche dal punto di vista finanziario. La Roma chiede 60 senza nessun tipo di. Ah, mi sa che come rimane alla Roma. Almeno che tipo il Newcastle non lo voglia prendere, ma non vedo proprio nessuno che abbia quel tipo di... Ma non ci va, dai, cosa va a fare? Ma non vai a giocare al Newcastle. Tra l'altro. 15% di rivendita all'Inter. Allora alza il prezzo del 15%. No, ma guardate, io non penso valga 60 milioni questo Zaniolo, però la Roma c'ha una proprietà coi soldi, non vuole vendere. Ah, ciao, risponda. Lunga vita a Carles e topo che c'è. Mamma mia, che pippa di merda, Carles Perez, vabbè. E Zaniolo non vale quei soldi, però la Roma c'ha i soldi, non vuole venderlo. Zaniolo non è che sta lì a dire cazzo voglio andarmene, a quel punto è normale. Ma quando gli scade il contratto? Fino a quando ce l'ha? 24? 24. Però allora, prende meno, sì, vuole prendere un top contratto. Stanno trattando il rinnovo in parallelo ecco, infatti la questione secondo me è che o rinnova oppure sì, lo vendi l'anno prossimo, sì, e non lo vendi, no, a grandi cifre, sì, più quindi secondo me quest'estate devono rinnovarlo oppure devono valutare di venderlo, perché in quel caso lo vendi a una cifra, se l'anno prossimo lo vendi a un po' meno, ma secondo me avrebbe senso per lui di rimanere. Sì. Forse anche non rinnovare. Per me, cioè, l'ideale sarebbe per lui rimanere e non rinnovare, così se la Roma cresce rinnova l'anno prossimo, se no dice posso forzare sul prezzo e me ne vado. Ma non ha fatto una stagione di merda, francamente. Sono d'accordo. È la Roma che dovrebbe forzare, non lui. Io sono d'accordo, ma a lui non conviene rinnovare adesso. Perché ha fatto una stagione dove non è che può andarti a chiedere 5-6 milioni all'anno, quindi lui no. Può dire facciamo un'altra stagione, dai, vediamo come va e poi discutiamo. Ma lì c'è poi una questione col procuratore, perché lui ha un procuratore che la procura gli scade tra poco, il procuratore non c'ha i diritti d'immagine, vuole farci i soldi con la commissione prima che lui cambi procuratore, perché lo cambierà anche Vigorelli, e a quel punto lui va in giro a dire che la Roma lo vende, perché lui vuole beccarsi la commissione, ma è normale, cioè è il lavoro del procuratore, quindi... Io credo che a lui convenga proprio rimanere quest'anno, anche perché potrebbe essere l'anno che, se integro fisicamente, è l'anno che esplode. Sì. Esatto. Per me se va via da Roma si brucia, specialmente se va tipo alla Juve, al Milan, magari forse all'estero no, se resta in Italia e va via, per me fa la fine di Esciaraui a Milan. Sì, la fine di Aquilani fuori da Roma. O sì. Di Aquilani. È forte, però su me di testa non è pronto, perché a Roma lo coccolano. Alla Juventus, se fa la stagione che ha fatto quest'anno, lo trattano per Bernardeschi. Fa la fine alla, Juve, alla Juve hanno bisogno di altre cose, hanno bisogno di aver gente super pronta, già a posto e che arrivi al risultato. Quindi se è vero prendono Pogba e Di Maria, fanno meglio, cioè Zaniolo non credo che gli serva adesso. Hanno appena comprato Chiesa e Vlahovic, non hanno bisogno di un altro su cui scommettere, hanno bisogno di gente che ti faccia girare sicuro la squadra, secondo me. Voi in attacco, se prendete davvero De Lufeu, secondo me è una bella cosa, nel senso che è un giocatore che può adattarsi, può giocare largo, può giocare, può entrare nel campo, è veloce, tecnico, può, cioè con lui Abraham, Zaniolo, il Sharawi, Shomur, cioè è un bel attacco. Secondo me il Sharawi non resta. No, prende proprio un sacco di soldi. Il Sharawi cercheranno in qualche modo di svolontarlo. Prende 3 milioni e mezzo netti. Non so lì come funziona col fatto che lui tornando dalla Cina forse c'è... No, non aveva il decreto crescita. Ah, non aveva il decreto. Attacco... Ma basta solo un giocatore. Cioè, no. Serve... Perché Shomurdov cosa farà? Il vice Abraham. Shomurdov fa il vice Abraham, sì. E lui è... No, Zaniolo, Carles Perez, buona pippa. No, Carles Perez va via. Carles Perez stanno cercando acquirenti in Spagna in tutti i modi, per ora con scarsi risultati. Anche se secondo me, che ne so, una squadra in metà classifica spagnola potrebbe fare comodo. Insomma. Assolutamente, no, comunque, sì. Ah, il decreto, a me sembra di no, perché... Aspetta, No, se è stato almeno due anni, se è stato almeno due anni all'estero, ce l'ha. Se è stato almeno due anni all'estero, ce l'ha. Allora non ce l'ha. Non ce l'ha, prende 6,5 lordi. Ci ha guardato Francesco, ho visto il bilancio della Roma, sono dati del bilancio Roma, visto che è pubblico. No, comunque sì. I nomi in attacco che vi sottopongo, che sono stati fatti finora, sono Isco se va via Mkhitaryan, che devo dire c'ha il suo fascino, Gonzalo Guedes, gioca anche trequartista, può,
può servire per giocare con però con Pellegrini. Kalajdzic al posto di Shomurodov, però francamente lo vedo impossibile. Kostic non c'entra un cazzo. E in ultimo, no, un altro esterno a sinistra. Aspetta, Kostic per l'attacco? Sì, da mettere alla del 4-3-1. Ma giochi 4-3-3? No, no, no. Brutto, brutto, no. Quindi questi sono Isco come posto di Mkhitaryan più trequartista. Che se Mkhitaryan lo posso fa più trequartista. Gonçalo Guedes, che per me è fortissimo. Secondo me non viene a fare la riserva alla Roma, però. Chi? Gonçalo Guedes, dico. Ma se me cioè, farebbe... ma non giocherebbe Zaniolo, però. Oh, per... Se per il 4-2-3-1, dici? Però sai, la Roma 3-4-2-1 partite stagionali, direi no, che certo. 50, 40, questo è vero, perché Pellegrini e Avra non si possono toccare mai. Ma scusate, ma comprare un terzino destro che sia un essere umano normale, no? Un terzino destro può fare il terzino destro e poi mettere la squadra a 4, con Smalling e un difensore, Smalling più un difensore, poi a centrocampo metti quelli che vuoi, ne metti due davanti alla difesa, metti tre quarti e poi dopo giochi con tre attaccanti. Almeno secondo me rimane il problema che i difensori centrali non sono adatti a giocare a 4. Nessuno. Beh, dai, Smalling e Ibañez possono per me Smalling devi lasciarlo libero di fare, come si dice nel basket, roaming, cioè lui deve essere lì al centro e chiudere i buchi, ok? Da centrale secondo me è perfetto. Poi di testa è imbattibile. Ibañez sicuramente è talmente aggressivo che devi lasciarlo con Mancini. Due dietro, e anche Mancini uguale. Quindi vi chiedo le vostre opinioni in primis su Isco, come che secondo me verrebbe a fare il ruolo di Mkhitaryan sostanzialmente. È un è un sì ovviamente, è un sì. Poi su Guedes, poi su De Colofeo e poi su Solbakken al posto di Carles Perez, che è minore ma pare sia preso tipo a 3 milioni, cosa del genere. Isco girerebbe con Alessandro Borghese quattro ristoranti, secondo me. Il problema di Isco è che non so quanta voglia ancora di giocare calcio. Sì, pure per me i dubbi sono più dal punto di vista mentale, uno che comunque ha giocato poco quest'anno. Sì. Zero. È integro. Secondo me questo qui dice tutto. Questo commento dice tutto. Secondo me non esiste che Isco sia vice qualcuno. Se va alla Roma gioca titolare. Qualcuno, esatto, prendere qualcuno a quelle cifre per fare il vice. No, è impossibile. No, non è vice qualcuno. 3 milioni netti per Isco con decreto crescita, quindi non è tanto, Per me sì, non corre più, raga. Poi la cosa è il gratis, anche l'anno scorso di tutti i nomi che sono usciti, poi loro hanno tirato in mezzo Abraham che nessuno si aspettava ed è una cosa che questa dirigenza ha ora di vedere. Cioè, nel senso, ne circoleranno da qui a fine mercato, poi a Roma io ancora aspetto che arrivi Gialminia e Rivaldo dal 1997 Nacho Fernandez, quello più recente, ma io mi ricordo che c'era De Nilsson che ogni sessione di calcio mercato da Roma negli anni 90 glielo davano e secondo me Isco però sarebbe un upgrade se ha ancora voglia di giocare. Gonçalo Guedes non lo conosco bene, credo sia un buon giocatore. Sì, cioè, è un po' un idiota, però è un po' un coglione. Sì, poi vabbè, il procuratore è Mendes, no? Pure là, quindi sicuramente la mia speranza è Ruben Neves e Mendes, quindi no, anche perché per se ti piace Guedes. Bel giocatore Guedes. Bel giocatore. Scadenza 2023. Bene, ma sarebbe un gran colpo. Quindi il mercato è un vice Karsdorp, una tristezza incredibile pensare che Karsdorp sia titolare in una squadra che vuole andare in Champions, però poi un altro difensore che possa giocare quando ne hai già quattro che sono costati mediamente più di 20 milioni, no? A parte, vabbè, cioè, quelli pagati, gli altri sono costati meno, cioè Kumbulla e Mancini sono costati di più, quasi 30. Poi a centrocampo hai bisogno di prendere due giocatori, quindi secondo me in difesa non faranno nulla, cioè hanno quattro difensori. È vero che se vanno a tre ci può stare, ne puoi prendere uno. E poi dovranno soprattutto, secondo me, fare mercato in uscita, cioè liberare tutti sti costi, tutta sta schifezza che è rimasta. Però, allora, un terzino di riserva, ma tanto è una riserva, un difensore centrale di rotazione, due centrocampisti importanti e un attaccante. L'attaccante deve essere uno importante, quindi ci sono almeno tre acquisti, forse quattro potenziali titolari.
volendo 5 se metti anche un terzino che tolga il posto a Karsdorp. Ma l'Europeo quindi lo vedete bene. È un mercato da se li spendono tutti da 120 milioni questo. Dell'Europeo secondo me sarebbe veramente interessante, anche perché il Dell'Europeo che ho visto quest'anno a Udine mi sembra proprio un giocatore che è pronto a quel salto di qualità. Mm-hmm. E poi ha 29 anni mi pare, quindi sì, è 94, quindi 28 ancora, è proprio nel pieno. Però mi piace sul centro-sinistra parecchio, non è già un po' zona Pellegrini? Cioè, Pellegrini svaria, però forse cercherei più uno sul centro-destra. Perché poi lì spinge anche Spinazzola, lì. Esatto. Quindi o tu fai una fascia sinistra super forte, dove uno sovrappone, uno taglia dentro, uno rientra, e dall'altra parte deve esserci uno che è il quinto che va a fare gol di testa. Quindi a quel punto davvero uno alla Dumfries andrebbe bene. No, beh, un giocatore che si butta dentro. Assolutamente altrimenti... sì, sono d'accordo. Bravo, quindi secondo me devi andare a prendere quel tipo di giocatore lì, magari un Lazzari, dai, che è proprio quel tipo di giocatore. Solbakken invece? Solbakken si è visto troppo poco, cioè per dare, almeno che uno non segua tipo, che ne so, quella pagina che si chiama Calcio Nordico, non so se la conoscete, per cui ogni giocatore che viene da i paesi della Scandinavia, tipo un crack mondiale. Così. Hittier l'ha scritto l'altro giorno che era fortissimo. Hittier del Monza. Ah, sì. Però ci hanno preso su Boinen. Mannaggia. Però ogni volta ne ha uno. Tipo, io penso che lui li suggerisca anche alle squadre. Penso sia un agente. Quindi non lo so. Lo conosco troppo poco. Mi sembra comunque buon prospetto. Scusate, interrompo un attimo. Io vi devo salutare purtroppo. No. Grazie, sì, lo so, vabbè, sono rimasto fino alla fine. Comunque, grazie dell'opportunità, molto divertente. Ciao Gabri, e buon proseguimento a tutti. Ciao, buonanotte, ci risentiamo per il campionato. Dai, prossima stagione, tutti pronti. Ciao. Ciao Gabri, ciao. Alla grande, buone vacanze. No, comunque, sul back. Io direi una cosa. Sul back. Carles Perez, insomma, per sostituirlo, se mettiamo Manolo, dove comunque, va il calcio? Dell'Europeo secondo me è più facile che vada al Napoli o alla Fiorentina, secondo me è più adatto a quelle squadre. Ma il Napoli vuole comprare solo cessi e bidoni che costano meno di 2 milioni di stipendio, tipo Ostigard. Ma Napoli è andato via, Insigne, e lui va bene per giocare. Sì, alias Kvaratskhelia, là come si pronuncia. Sì, Kvara. Sì. Sì. Molina se costa 40 milioni, ma quello del Monza però. Salvatore. No, insomma, no, beh, Berardi insomma non ci starebbe. Perché no? Perché non lo vedo trequartista. Lui è proprio un'ala. La Roma, a meno che non giochiamo 4-2-3-1, per me non ci sta. Poi gioca con stesso di Zaniolo. No, sì, non ha senso come investimento perché è già Zaniolo lì, quindi no. A meno che, come detto, non vendi Zaniolo. Sì, ma a questo punto lo tengo. Vabbè, però se dipende tutto da quanto spendi, perché il ragionamento può essere: io vendo Zaniolo perché tanto fra 2 anni va via, non mi darà garanzie, perché magari non è l'uomo della Roma, non rimane, tentenna, eccetera. Incasso e compro 2 giocatori. Per me, se vendono Zaniolo, pigliano tipo Guedes, appunto, non pigliano Berardi. Sì, no, beh, Berardi secondo me non ha assolutamente senso. Ecco, Berardi è il Bellanova dell'attacco. No! Sì, è un cesso, quindi sì. No, non è un cesso. Berardi, Marco. È un giocatore che è, come posso dire, è sopravvalutato. Cioè, nel senso, tutte le volte si dice, non sopravvalutato, inteso dire... Fa quello, lui fa quei numeri lì, è giocatore da Sassuolo, può andare alla Fiorentina. Bravo, ok, te l'avrei girata così, è bravo qui, ma se deve andare qui è un cesso clamoroso. Ma clamoroso, non mi interessa, clamoroso. È un monopiede, concordo. Sono d'accordo. Non è veloce, non ha dribbling devastante, non ha fisicità, cioè, se vi faccio un esempio, nel Milan gioca, è più utile Messias. Concordo.
è Messias che costa poco. Giocatore. Io lo volevo l'anno scorso alla Roma a fine stagione. Ma la stessa cosa vale, cioè, non sarebbe, ecco, sarebbe un upgrade se lo prendessi a zero e a, oppure a poco e a 22-23 anni. Berardi a 22-23 anni è questo. Oh, tu puoi dire, beh, dai, si può valorizzare, ma a una certa età, già 27-28 anni adesso, secondo me vai a prendere un altro. Non... Ma Marco, io te la butto lì, come quinto centrale della Roma, Andrea Carboni, mio pupillo su Football Manager. L'hanno scritto anche in chat. Da un certo punto di vista è perfetto, nel senso che secondo me vi manca proprio il centrale mancino, con grandi capacità di impostazione, e Carboni ha queste due caratteristiche. Quindi questo sarebbe ottimo. Questo sarebbe un acquisto. Quanto costa secondo te Carboni, Marco? Cosa? Quanto costa secondo te Carboni? Non va via proprio Carboni, secondo me. Dopo la sfuriata di Giulini, di Caressa con i Sardi, che servono i Sardi, adesso Giulini se la ce l'è qua e lo tiene. Ma tipo Lovato come quinto centrale. Lovato sarebbe il primo centrale, compreso i Bagnets. Ma Lovato è dell'Atalanta, però. No, vabbè, sì, che sì, l'Atalanta sì, odia sì. Giovani, però... Non l'ha riscattato il Verona? No, no, è dell'Atalanta, No, era del Verona e l'ha preso l'Atalanta. Anche l'Englet sarebbe il primo, secondo me. Non no, l'Englet è forte, secondo me. L'Englet come è forte. L'Englet è forte. Prima se ne parlava di Lenglet, ma non se ne parla più. Qualche mese fa si parlava di Lenglet alla Roma. Io avevo visto uno che piaceva un botto, che era Indica dell'Antrat Francoforte. Fortissimo, cacchio, fortissimo. Però mi sa che è quell'Europa League non lo vendo. No, lui costa molto. Lenglet è in uscita. Come siete messo? Come siete messo? Come? Ah? A cosa? Cioè, a scouting, nel senso che secondo me tutti questi giocatori sono giocatori masticati e rimasticati, no? Quindi o andate a prendere delle occasioni, tipo uno che viene a pochissimo, cioè l'Isco che viene via niente e dice voglio mettermi in gioco, voglio essere una stella. Sì, però l'Englet quindi fa il titolare con chi? Con Smalling e? Lo Smalling è a destra, vedi tu se metterci Mancini e Bagnets. Sì, per me è perfetto, è un ottimo tridente difensivo. Gidi è un rottame, Nicolò, dai. Ma guarda, considerando quanto ti costa, io pensiero di scouting, di colpi scouting. Un Chidi poi all'Olimpico, Reynolds è un colpo dello scouting. Sì, non c'era ancora lo scouting quando abbiamo comprato. Mi sembra che di colpi scouting c'è Facundo Farias che dicono che abbiamo preso. Ma scusate, finale primavera. Avete fatto la finale primavera. La c'è Roma, qualche talento? La Roma ha un centrale della primavera greco. Di cui adesso il nome. Fa cagare. Non lo so. Io non l'ho mai visto. Primavera forti. Ma loro ci stanno Bove, Volpato. E... No, Pagano. Non è mai... il più forte di tutti è Faticanti. Che nome? È già il nome. Che c'è la 16 di Rossi. Faticanti è quello che fece il gol al Milan primavera, tipo addirittura mi sa 2005. Mi ha tirato una mi sembra che di... ricorda un po' il primo Aquilani. Faticanti è fortissimo, il futuro gioiello della primavera Roma. Tanto gioca con la 16, non può non piacere. Già un pezzo di cuore. Centrocampista romano e romanista con la 16, sei il mio preferito. Basta. Poi, più che altro questi. C'era pure un altro, mi ricordo il nome, però sì, Faticanti, pure Missori dicono sia bravo, però comunque se, io sono sempre dell'idea che se figli il coglioncello argentino a 2 milioni, male che vai buttato 2 milioni, però tipo sto Facundo Farias, io non so manco chi è. Chi è? Però... Ora subito skills and tactics. Ad esempio, scusa, hanno accostato ad esempio al Milan Enzo Fernandez. Quello è forte. Ho visto un po' di immagini e ho sentito un po' di opinioni, sarebbe un giocatore importante, cioè se questo qui viene via 20 milioni perché non lo può prendere la Roma? Scusa, Giorgio, questo Facundo Farias viene della stessa squadra. Quanto dovete spendere? Il Ponce? No, perché il Ponce era a Newell's Old Boys. Sì, Newell's lui. Non lo so, Enzo Fernandez è forte, però non, cioè la Roma secondo me non servono questi profili, perché non è forte come il Milan a centrocampo e dice fa la scommessa. Ah, ma poi non abbiamo parlato di una cosa, ma Dybala a Roma non avverrà mai, ma come lo vedreste? Non Mourinhesco, non so come dire. Però... Non lo farei correre troppo. È quell'acquisto che ti ripaga già le aspettative della piazza. Cioè non sarebbe il miglior giocatore dopo tutti. Ma come giochi a quel punto?
Come giochi a quel punto? Vendendo Zaniolo, sempre. sempre Zaniolo. Esatto. Vendi Zaniolo a quel punto, perché... no, è vero. No. Però beh, è vero anche che c'è una cosa, sono tante partite, uno si fa male, uno ha dei problemi, uno entra dalla panchina... Pala non è proprio integrissimo fisicamente, ecco, quindi... Se appunto, quindi il ragionamento... Tutte e due. Io non lo voglio Dybala, perché me l'ho sempre reputato sopravvalutato. Però Dybala, Pellegrini dietro Abraham sarebbe divertente a spammare passaggi che magari pure con Ruben Neves dietro, così. Quindi Zaniolo venduto. Dybala, Pellegrini, dai, facciamo Zaniolo venduto. Zaniolo, se devi prendere Dybala per vendere Zaniolo, no, non lo farei. No. Però il ragionamento è che uno... anch'io, perché uno ti frutta magari 40 più buono, 45... quello che è, no, perché non puoi andare a chiedere 60, non ci chiede nessuno, ma prendi quei soldi 40, i bonus se va bene, un po' di rivendita nel caso, e dici io tanto prendo un giocatore a zero che fa il titolare, con quei 40 mi faccio due centrocampisti e io sono competitivo, cioè Dybala, Abraham e due centrocampisti nuovi, tu non hai speso niente. Sì, ma cioè, secondo me Dybala è troppo fragile fisicamente, alla fine Zaniolo è vero che ha avuto i crociati, ma quest'anno non si è mai infortunato. Allora lo tieni un altro anno, così vedi, se rinnova o non rinnova, se non rinnova lo vendi, lo puoi vendere a gennaio. Non ci cambierei Dybala perché se me economicamente non converrebbe, nello sportivo se me non farebbe tutta questa differenza in più, ok? Che quest'anno ha fatto cagare. Ma insomma. Tanto di altri nomi che ho davanti, di cui parlano per quest'anno, sono appunto Maxi Lopez, che però a Marco dice non c'entra nulla con voi. Cioè stai cercando Ruben Neves e prendi Maxi Lopez, sono proprio opposti. Cosa fai del possesso? Fai del fraseggio con Ibañez e Mancini. Ma no, dato che tu lo dicevi, tra i nomi per devi correre e passare dentro in verticale. Tra i nomi per la destra dicono ci sia Bellerin. Ma io avevo capito che rimaneva il Betis. Ma il Betis non ha soldi per riscattarlo, quello è il problema. Bellerin è titolare alla Roma. Titolare. Vabbè, certo, chiunque è titolare alla Roma a destra. Rispetto a Bellerin è bravo. Ragazzi, Bellerin è un ottimo giocatore di adatto. Vi saluto. Ma chiudiamo tutti, dai. Sì, andiamo. Rimaniamo io, Marco e Manolo a parlare di Roma. Tra poco Manolo caccia. Buonanotte. La foto di Boldi. esatto. Ma non c'era ancora le cose di Totti che c'avevi dietro in Totti contro Del Piero? Le foto di Totti no, le ho rimosse, dai, non è che potevano stare qua tutto il tempo. Perché dovevi. Grazie mille. Va bene, grazie a voi, ragazzi. E sempre forza Roma e questo è l'augurio per la prossima stagione. Adesso bisogna togliere, facciamo così, facciamo un saluto con i faccioni, facciamo meglio se vengono, eccoli qua. Ciao a tutti. Io la chiudo così. Un culo così l'anno prossimo. Derby così. Ciao. Va bene. Buonanotte. Ciao. Notte. Ciao. Ciao.